vista la potenza del trasmettitore, vista la distanza, ripeto, 7 milioni di chilometri. Con un PN, che molto. 7 milioni di chilometri con un PN, bella. Ok. 7 milioni di chilometri, il segnale che arrivava sulla Terra comunque sarebbe stato un segnale estremamente basso. Sì. Addirittura era un segnale che arrivava teoricamente, a calcolo, cioè proprio matematico, era sotto la soglia del rumore, meno 120 dB. Allora. Risultato è stato che per la prima volta, almeno sottoscritto, ma tantissimi animatori, che usando il DSP, cioè il sistema di analisi digitale di segnali, digital signal processing, per cercare di decodificare l'effetto Doppler, cioè il segnale che arrivava dell'energia che arrivava sotto il livello del rumore. L'unica roba che farei è vedere che vedrei una slide in cui esiste il mio monitor con la traccia bianca del segnale. Cosa sì. Che serviva quella roba là, Dio solo lo sa, ma l'importante è la beh, ma l'importante è che sì, no. È durato poco, ma funzionava. In pratica il test, la stazione principale era la stazione del JPL. Questo era nel 96. Era la prima sonda, Max Global Surveyor. E del ricordi la frequenza è 475 mega. Infatti la mia lotta, quella era capitata di notte, mi ero fatto l'ascolto a casa mia insieme con Mauro Messerotti, l'osservatorio astronomico di Trieste, di qualcosa, no? W3 quinto invertito, altro elematore, no? Quindi siamo andati tutto. E purtroppo il mio problema è stato grave, c'è sta che il sistema è fuori frequenza. Non potevamo decidere a noi, comunque a parte quella, se poteva ascoltarlo, il problema è che là dentro, che se, da noi siamo infestati dai sistemi di allarme radio, della bassa pianura friulana, perché dopo, siccome avevo il sistema d'antenna molto direttivo, abbassate le antenne, girare in direzione col preamplificatore, col DSP, venivano dei segnali enormi. Addirittura mi pare che arrivava neanche a meno 60 dBm, era un punto. Allora si sta un po'. Sono riuscito in un momento in cui era. Questa roba qua andava e veniva come segnali, no? Nel momento del silenzio sono riuscito a tirare giù la riga. In pratica non si poteva ricevere niente perché serviva solo a JPL a verificare il trasmettitore che funzionasse. Ma siccome la batteria era ferma, il computer del bordo del rover era fermo per motivi di sicurezza, era stato tutto fatto in modo che lui mandasse il segnale continuo. All'università di Stanford, che ha una gigantesca parabola, riceveva il segnale, quindi calcolava col Doppler, calcolava distanza e velocità. Quindi ha fatto. Però noi siamo riusciti a ricevere un segnale. A ricevere. Per me è stato più grande di X. Penso di sì. Per me è stato più grande di X. E anche l'ascolto del primo volo di Owen Garriott è stato fatto in un modo. Adesso non te se lo sognassi mai. Lavoravo, avevo la Recitrans FM in macchina e io non mi ricordo sempre dove calcolavamo il passaggio in base alle ultime notizie della. Andiamo a vedere se ci sta. Solo col tuo funziona anche con i nostri. Ma è un po' misterioso. Cosa c'hai tu? Che tipo di. È un PowerPoint. Un PowerPoint? Io ho immagini. Ok. Lo carichiamo allora. Sì. C'hai vuoi una USB? Aspetta, ci vuole un carico perché io purtroppo la mia pennetta ha fatto casino. Un tubo di gomma. Teoretico computer alto e questo in basso. Ti serve la penna? No, adesso non sto registrando in locale. Aspetta. Meglio perché. Allora, sì. È in locale? Mm-hmm. Sì, cito su un file qua. Allora, si può fare l'upload su YouTube. Può fare anche lo streaming in diretta, mamma. Come funziona lo streaming in diretta? Quindi appoggiate a qualcosa. Ho dei siti che mandi il flusso. Adesso tutti i siti lo mandate per esempio YouTube. Un evento dal vivo, se registri eccetera, sì, devi essere se si può, rimani il tuo flusso video e lui è quello che tratta. Però il treno è andato a 40.
usano. Più difficile che lanciare un satellite. Sì, con 10 minuti. Ma voi che non prendete dal PC direttamente? Non so, no, sì, perché lui sta usando un adattatore. È una vittoria, siamo riusciti anche senza chiavetta. Vado, ok. Sì, perché se metti, devi mettere un altro PC e... Ok. No, volevo vedere il Mac. Quando ho visto il Mac, poi... capì. E allora quel Mac è quasi a casa mia. Questo è di importazione. Sono che si farà arrivare là. Non riesco a entrare nelle fasce laterali. Prova a chiudere il tasto. Chiudi. Più a destra. Giù, destra. Ancora più a destra che compari la... Bravo, non compare niente, guarda. Eccola, tac. Si chiude. Oh, che cazzo, che palle sta roba qua. Sono piuttosto che destra. Non vuole prendere la storia della diretta. Non ti basta, Perché il destro. Prova col destro lì. Non ci serve. Chiudi. Ola. Grazie. Ce l'avete fatta, ci avete salvati. Mi dispiace, ma è siccome così. No, bene, così no, nasce. No, sì, l'ultimo minuto sempre. Allora, presentazione dall'inizio. Se funziona. Ok. Ladies and gentlemen. Ovviamente avrete notato che era tutto in riga, adesso invece ho già detto, ci sono dei piccoli. Ok. Come detto prima, questo io ho pensato di fare la storia. Tu non la conosci questa qua, probabilmente ti interesserà. Beh, ascolta che in pratica è tutto lo sviluppo che abbiamo fatto di Domatore. Ovviamente mi sembrava una cosa importantissima stabilire quando, no? È nato la passione per lo spazio. Nel 57 i russi fanno il botto, riescono a lasciare nello spazio un oggetto costruito da loro che riesce a girare intorno e soprattutto ma si fa sentire. Siccome tutti lo potevano sentire, hanno fatto paura al mondo. Quindi l'epoca della conquista dello spazio viene per storicamente indicata come 4 ottobre 57. Probabilmente molti di noi non c'erano ancora, alcuni c'erano, così. La storia però è là. L'abbiamo vista sulla nostra o eravamo vicini alla nostra pelle. Allora, nel contempo, in America, che non aveva ancora cominciato la corsa allo spazio, forse perché gli americani erano ancora a correre dietro ai tedeschi che avevano portato via dopo la seconda guerra mondiale, ci stavano lavorando, mentre i russi erano più bravi, no? Più convincenti. Secondo me perché i russi facevano di più per lo spazio, cioè per la forza, gli americani invece per l'economia, se trovano a portare a soldi lo si faceva, e allora era tutto interessante, ma doveva trovare un dono. Nel frattempo però gli americani avevano una cosa che i russi non avevano, c'erano degli animatori speciali, dico speciali perché alcuni di questi erano degli animatori di cui io non ho riportato la sigla, però uno in particolare che è il secondo, John Kraus, è quello che ha praticamente inventato l'antenna elica, che ha fatto il primo radiotelescopio, l'Università dell'Ohio, Ohio State University, gli aveva commissionato, lui aveva fatto il primo, fra virgolette, radiotelescopio tipo medicina, tutta una serie di antenne filari messe per mappare lo spazio. Infatti lui, Grote Reber e Carl Jansky, che probabilmente lo conoscete di più perché era famoso per aver mappato i segnali radio provenienti dalla Via Lattea, avevano già cominciato a esplorare la radio, diciamo, al di fuori della Terra. Erano radioamatori, in particolare mi ricordo sicuramente la sigla di Krauss, perché è quello su cui si studia in America la teoria delle antenne, e K8JR.
però subito dopo, perché gli americani giustamente non si lasciano fregare dagli altri, si costituisce un primo gruppo di radioamatori in America che si mettono proprio in mente di costruire qualche cosa appunto di satellite per comunicazioni. Guarda caso, 60, tre anni dopo il lancio dello Sputnik, qualcuno dice, punti nel vivo, cominciano a... C'è tempo che arrivi tutti i documenti fotografati dalla Russia. Sempre così. Comunque in realtà, ecco, nasce quella che si chiamò all'inizio la Oscar Association. Questa è una delle rare foto che ho riuscito a trovare. I nomi non li ricordo, in particolare però uno c'era all'inizio che era il più giovane, che è un certo Perry Klein, che troverete dopo. Perry Klein sarà successivamente presidente dell'AMSAT, W3PK, Papa Kilo, ed anche un piccolo particolare, lui è stato uno dei fondatori e uno dei padroni, attualmente se andate a Washington, dell'ABC. Americano. L'avete telefonato. Oscar cosa vuol dire? Orbiting, satellite, carrying, amateur, radio. Cioè la sigla è, come dire, sinonimo di qualche cosa. Cioè gli americani stanno qua che ti andano a morire, c'è cioè, tutto acronimo. Però Oscar stava bene. Devo dire che recentemente, c'è stato un po' di tempo, il US Air Force aveva lanciato dei satelliti per comunicazioni militari e li avevano denominati Oscar. C'è stata guerra legale e abbiamo vinto, perché Oscar è una definizione registrata e veniva nostra dell'AMSA in particolare. Dopodiché questa cosa qua parte finalmente. K6 GSJ, Lance Jenner, comincia a costruire il primo satellite. Dove? All'americana, nei garage di casa. Non ricorda niente, certo. Non faccio nomi. Se non sono computer, sono satelliti. Viene chiamato Oscar 1. Guarda con quale orgoglio Jenner porta, ci fa fotografare nel suo giardino di casa con il satellite. Cosa che oggi non si può più fare, perché come notate la sua camicia, le sue mani sono sul satellite. Cioè, non si fa più, non si deve. Vabbè, comunque viene chiamato Oscar 1. Cosa succede? Viene montato come aggiunta su un vettore dell'US Air Force e il lancio viene il 12 dicembre del 1961. Il satellite principale era il Discovery 36. Come vedete, la forma del satellite era fatta apposta per adattarsi alla struttura che l'US Air Force aveva del carico principale. Cosa c'è di interessante in tutto questo è che il satellite con la batteria che aveva dentro, batteria, ha funzionato per 22 giorni e tutti gli operatori del mondo, nota 22 giorni, erano riusciti a fare di più dei russi con lo Sputnik come effetto turistico, anche se ormai la cosa è stata digerita. Però oggi questo satellite, questo Oscar 1, è diventato un oggetto di, fra virgolette, culto negli Stati Uniti, perché è esposto al National Museum di Washington. Chi va a vedere, non so se è lo stesso o se è vicino a quello del Air and Space Museum. Sono cose da vedere, sì, per chi ha tempo. Successivamente però non c'è nessun problema, cioè gli americani, fatto uno ne fa due. Il 2 giugno del 62 viene lanciata un'altra versione, no? Oscar 2, che funzionò per altri 18 giorni. Purtroppo il passaggio così della scansione, cioè della risoluzione del video, si è mangiato un po' di tabulazione. Però ci sono dietro. Quindi siamo arrivati ad Oscar 2. Nel frattempo, quindi nel 60, nei primi anni 60, il gruppo cresceva a livello nazionale, per cui già a livello di America, e cambiò il nome. Non era più Oscar Association, ma si chiamò Project Oscar, modificò. Per la, diciamo così, per poter usufruire della normativa americana per l'organizzazione. E venne creata una piccola cartolina, quella che a noi piace moltissimo, la QSL W6 Eco / S Satellite, non è mai stata usata perché / S non è consentito, ma comunque faceva effetto. L'idea c'era. Certo. Nel 65 viene lanciato Oscar 3, un oggetto già un po' più
fra virgolette regolare rispetto ai suoi due predecessori. Per la prima volta viene utilizzato un sistema per comunicare attraverso il satellite. Fino adesso infatti non l'avevo detto, prima ho parlato solo di ascoltare, è stato ascoltato il satellite Sputnik, sono stati ascoltati RS1, RS1, RS2, qua invece c'è un transponder. Transponder è un oggetto che qualcosa che riceve, una radio che riceve, e poi ritrasmette verso terra su un'altra frequenza o in un altro modo. Non è detto che uno entra e esce uguale. Questo era il primo esperimento. Poi c'è un'altra cosa che non ho fatto notare prima, la prima volta provano a montare delle piccole lamine di silicio all'esterno del corpo del satellite, sono le prime celle solari. Vedete che sta cominciando a salire, no? In più un segnale dal satellite permetteva di conoscere alcuni parametri di funzionamento, nella prima telemetria. La cosa più banale, trasmetteva in CW, la velocità con cui trasmetteva o venivano trasmessi dei caratteri, non so, HI, perché sono segnali molto corti, il tempo di ripetizione oppure HI è un numero, diceva che cosa stava succedendo a bordo, per esempio, non so, il livello di batteria. Più rallentava l'HI, più la batteria era scarica, per esempio. Siamo ancora in condizioni di assenza di intelligenza di bordo. Ma mi sembra che anche lo Sputnik 1 aveva... Esatto. Ma noi l'abbiamo... Vedi la cronologia. Questo è arrivato solo con Oscar 3, quindi è arrivato quasi 65-8 anni dopo. Chiaro. E comunque quello era una roba fatta da un ente nazionale, che era fatto da remotori. Anche se Oscar 3, la cronologia funzionava per 18 giorni, nonostante le celle solari, la batteria, chiaramente queste non erano cose, erano gli inizi, quindi pensate, spedire sta roba su 18 giorni, dopodiché silenzio assoluto. Il problema invece non era il fatto che sia durato 8 giorni, la bellezza è stato che per 18 giorni 1000 radiomatori confermati di 22 paesi diversi sono riusciti a comunicare attraverso quel satellite, quindi un botto incredibile, migliaia di collegamenti. Siamo sempre nel 65, il 20 dicembre. Che frequenza funzionava lo Sputnik 3? Eh? Che frequenza funzionava il trasponder? DHF. Il 21 dicembre per via, anche la tecnologia semplice e anche quella dei precedenti, erano tutti in DHF perché venivano usati i primi transistor che lavoravano bene a frequenza intorno ai 100-200 mega. Era il limite di taglio, ma erano transistor che esistevano, il 2N914, il 2N918, che adesso per noi sono cose, quell'epoca erano il top e c'erano, erano disponibili. A prezzi accettabili. Sì, ma erano beccani. Ok, nello stesso anno, il 21 dicembre del 65, viene lanciato Oscar 4. Questo è un satellite che purtroppo, a parte la sua forma, che potete vedere, enorme, enormemente strana, cioè un tetraedro, doveva essere, secondo i progetti, destinato come carico secondario a un'orbita molto elevata, doveva arrivare a 20.000 km. Sarebbe stato un primo esempio di satellite in HEO, Higg Earth Orbit. Il vettore non si sa esattamente perché, ci fu un guasto, boom, non so se esplode, non funziona mai. Cioè, Oscar 4 è un satellite che lanciato ha preso il nome, ma non è mai stato sfruttato. Però il tentativo di arrivare in alto era già presente. E cominciamo ad arrivare nel 1969, perché bisogna dire le cose come stanno, no? Stanno aumentando gli interessati alle comunicazioni spaziali. Il 69, se vi ricordate tutta la rivoluzione del 68 in Italia, in Europa, cioè c'è un fermento culturale sia nel bene che nel male, anche nella scienza, anche nell'hobbistica c'era un po'. Per cui aumentano gli interessati alle comunicazioni spaziali. Io a quell'epoca mi ricordo che ero a scuola, c'era anche il coso nello stesso periodo, la grande pubblicità fatta dalle missioni della NASA, cioè diventava molto più vicino, come dire, l'attività spaziale di quello che c'era all'inizio ai tempi dell'Oscar 1 al garage, no? Quindi c'è bisogno di una maggiore organizzazione e per questo qua, sempre per motivi di tipo legale americano, nasce la Amateur Satellite, cioè l'AMSAT, quella che ormai ancora oggi si sta dando da fare. Questo logo lo conoscete tutti. Quindi nasce nel 69.
non è molto vecchia. Allora, immediatamente come nasce AMSAT, che prevede quindi la collaborazione internazionale, cioè finalmente l'apertura della tecnologia degli americani anche agli altri, si comincia con una collaborazione internazionale e i primi ad aprire, meraviglia meraviglia, sono gli australiani. Quindi non sono gli europei, ma il gruppo dell'Università di Melbourne partecipa ad AMSAT e fornisce ad AMSAT il satellite, quello che sarà il satellite Oscar 5, perché l'Università di Melbourne era stata così brava a capire che ci sarebbe stato un futuro nell'ingegneria aerospaziale, quindi aveva creato una facoltà e per dimostrare che andava praticamente ha fatto uno più uno e fatto andare avanti di questo. Cosa c'è di diverso, di collaborazione? Loro hanno fatto un satellite. In realtà il satellite poi è stato, come vedete nella cassa, spedito in California, dove gli animatori dell'AMSAT americana, cioè diciamo quelli che sono stati i successori del Project Oscar, la collaudano. Una persona in particolare, il primo a destra che vedete, per voi non dirà niente, è un certo Jan King. Jan King è quello che poi, da quel momento là in avanti, a quell'epoca era ancora un giovane studente. Jan King è stato uno ed è ancora uno dei big, tra virgolette, dell'AMSAT. E lui è presente in tutti i satelliti che vedrete dopo, come diciamo, non dico team manager, ma come integration manager a livello proprio di pensiero. È lui che studierà e troverà delle soluzioni importanti. Non a caso lui lavora attualmente, se non vado errato, lavora per Orbital Scientific, quelli che lanciano. Lui ha partecipato alla progettazione del Pegaso, il famoso primo vettore alato. Quindi un radioamatore che ha fatto carriera ma è rimasto sempre un radioamatore. Quindi Jan King, W3GY. Il Oscar 5 viene montato su un vettore Delta, come vedete all'epoca le fotografie che facevano schifo, però questo è quello che abbiamo. C'è un piccolo inizio, per la prima volta si usano delle antenne a nastro, perché c'era il problema di schermare, cioè di mettere la difesa aerodinamica al satellite durante il lancio e quindi bisognava che le antenne non stessero esterne alla struttura ma fossero ripiegate. Quindi o si provava un meccanismo di apertura oppure i radioamatori usano le antenne a nastro. Questa è molto bella da vedere perché proprio si vede il nastro ripiegato. Una volta aperta la copertura aerodinamica, che di solito viene fatta esplodere con dei bulloni esplosivi, questa antenna si apre da sola nello spazio, non c'è problema aerodinamico. Poi, per la prima volta, vengono usati dei magneti per ridurre la rotazione del satellite, cioè il movimento di spin, che vedremo dopo. Quindi, con Oscar 5. In più, questa volta si usa un trasponder con una banda passante di ben 100 kHz, quindi una bella radio che è un bel trasmettitore. E riceveva in VHF, come ormai è diventato un classico, trasmettere, questa volta riceve in VHF, cioè non usa più il sistema di prima, di satelliti precedenti, che usavano il VHF per farsi sentire. Questo qua riceve in VHF, però il bello è che ritrasmette in HF, ecco il perché dell'antenna nastro. In HF era molto lunga, quindi mettere un'antenna anche ripiegata, un dipolo ripiegato sarebbe stato difficile. Trasmetteva i 29 MHz. Con Oscar 5 in pratica viene coniato il termine modo A. Il modo A di comunicazione prevede, attraverso i satelliti radioamatoriali, entrate in HF e uscite in HF. Ed è uno dei modi, secondo me, più belli che ho potuto usare finora. Poi parleremo, ci scambieremo delle opinioni. Nel 72, il 15 ottobre, viene lanciato Oscar 6. Quello che è importante è che con Oscar 6 comincia una nuova fase. Fino a quello che avete visto prima, non era mai stato detto, ma era stata considerata storicamente la prima fase dello sviluppo dei satelliti. La fase 2 prevede qualcosa di più, cioè sistemi che sono più complessi. No. Si cominciano a usare finalmente pannelli solari e batterie. Vedete sempre l'antenna nastro, ma era già cominciata prima. E si utilizzano le combinazioni di lamine di silicio numerose per poter produrre energia e pannelli solari. Non ci sono i computer, non esistono ancora.
quindi tutta roba analogica all'interno. E la cosa che voglio farvi notare, guardate il ruolo del modo A. Semplicemente c'è una striscetta di plastica che viene poi, nel momento del lancio, viene o sganciata, perché attraverso con una molla, oppure la maniera più semplice, gli passavano a passare un filo, lo riscaldavano, il filo tagliava la plastica e si liberava il polo. Quindi, attaccando pannelli e batterie, c'è un controllo di energia, però un controllo di energia ancora analogico. Io tot tiro giù, c'è cioè quello che fa un tipo un operazionale, la tensione è così, la reazione faccio qualcosa, non è che ci metto della logica. Però comincerà la nuova fase, la fase 2. Nella fase 2 comincia, ecco, l'internazionale si allarga, arriva la collaborazione della Germania, che non mollerà fino a Oscar 40. Okay, viene progettato e realizzato il primo trasponder modo B. Mi viene da dire, noi siamo tedeschi e siamo quelli che volemo. In realtà non è vero, i tedeschi erano più appassionati alle microonde, diciamo, andare in alto di frequenza, quindi hanno pensato di fare l'inverso. Se prima il modo A riceveva in IHF a bordo del satellite, trasmetteva in HF, i tedeschi prevedono di usare il ricevitore in UHF e il trasmettitore in IHF. Ma non era una scelta cattiva, non era una scelta solo perché siamo tedeschi, perché avevano pensato di montarlo come aggiunta a un trasponder modo A, per cui nei satelliti che vedrete dopo ci sono dei trasponder che sono modo A e modo B, cioè io ho dei satelliti multifunzione in un certo senso. Il nuovo satellite si chiamerà Oscar 7. Come potete vedere, avete intravisto, c'è un Gen King un poco più vecchietto, cioè qualche anno di più, che sta provando il Oscar 7 montato sullo shaker, sulla piattaforma di vibrazione per verificare lo shock del lancio. Quello invece è Oscar 7 senza i pannelli solari, montato sul rotatore del lanciatore. Una cosa bella, il 17 novembre del 74, questa è una delle diapositive che mi piace di più, c'è stato questo effetto naturale. Al lancio i fumi di scarico del vettore hanno creato un 7 nel cielo. No? Voi direte, cosa serve questa roba? È stato il primo grande successo dell'AMSAT, ma non solo. Oggi, mentre voi siete ancora qua, se c'è l'illuminazione solare nativa, questo satellite funziona ancora, dal 1974. Paolo, se permetti, ho una registrazione SDR di Oscar 7. SDR? Sì, sì, a parte l'SDR, lo puoi fare anche col tuo sistema. Sì, no, sì, ma è bello vedere la banda. Io aggiungo una cosa, perché funziona dal 74 a oggi? Perché dentro non c'è niente di elettronicamente complesso, ovvero non c'è un computer. Il risultato cos'è stato? Che nel momento in cui è morta la batteria, perché dopo il suo ciclo di vita, la batteria si è scaricata, analogicamente parlando c'è stato come un colpo di... il relè che la teneva da una parte è andato dall'altra. Risultato, tutto il trasponder è stato commutato in posizione di riposo. Quindi quando arriva corrente elettrica, la luce, non c'è più energia per ricommutarlo in un sistema non trasmetti, in modo standby, c'è tutte quelle cose che potevamo aver preparato come reazione. Per cui arriva la luce e è come una radio. Cambio la batteria della radiolina, sento, tiro via la batteria e non sento più. Nel momento in cui arriva il sole, tutto il trasponder è ancora analogico e ancora operativo, non ha ricevuto quindi danni dal passaggio attraverso il bombardamento da particelle ad alto potenziale oppure passando attraverso le fasce di banane. La sua orbita lo sa, lo vedremo dopo, ma a parte questo, quindi ancora oggi 2015 questo satellite è ancora attivo, chiaramente illuminazione permettendo. Un'altra cosa molto importante è che su Oscar 7 sono state fatte molte altre cose che vedrete dopo. E nel frattempo invece anche i giapponesi si danno da fare per entrare nel discorso e costruiscono un nuovo trasponder. Ovviamente i giapponesi lo fanno in modo diverso. Riceve in HF e trasmette in UHF. Voi direte, perché sta roba? C'è un grosso problema, in Giappone l'inquinamento radio, si parlava prima. Il problema loro era che non riuscivano ad andare in UHF perché il satellite sarebbe stato desensibilizzato.
e quindi fanno la cosa contraria. Siccome lo fanno i giapponesi, questo si chiama modo J. Dal punto di vista nostro, operativo, è molto pericoloso e fastidioso. Provate a trasmettere con 20 o 25 watt a 145, anche in specie di SSD, questi sono tutti trasponder lineari, e provare ad ascoltare a 435, in realtà 432. Guarda caso la terza armonica. Il problema non è il problema dei noci, il problema è proprio del vostro sistema di antenna. Esperienza mia su cui vi posso raccontare. Usare questo modo qua è un modo da Giappone, cioè da Karakino. Cioè tu hai, qualunque cosa tu faccia, hai la tua terza armonica che entra sul ricevitore, per cui se cerchi di preamplificare perché il segnale che arriva è debole, ti ammazzi perché il tuo segnale viene dentro sicuro, perché tu sei più forte del segnale preamplificatore. Se cerchi di ridurre la potenza non passi sul satellite. Risultato, per fare questa roba qua bisogna utilizzare sistemi di antenna montati su boom di plastica, completamente isolati, perché altrimenti tu metti tutti i filtri che vuoi, io ho realizzato, ce l'ho ancora a casa, un filtro a linea coassiale sintonizzato, tu puoi mettere tutti i filtri che vuoi, sintonizzarlo e imparare, finché non ho messo la plastica, io non riuscivo a sentire gli altri se parlavo io. Cioè passava sulla carcassa? No, il boom completo, infatti se leggete un po' di bibliografia vecchia del tempo, addirittura c'era la gente che cercava di coprire i tubi di ferro con tubo di plastica, tolto via tutto, piuttosto tutto plastica oppure canna di vetro per isolare la cosa, oppure sistemi di antenna staccati. Bisognava essere americani o giapponesi, avere un giardino, avere due tralicci. Sì, sono due sistemi di inseguimento separati. Sì, tutto diventa più complicato. Questo naturalmente mi prendete che nessuno sia in Giappone, nessuno. No, era certo, semplicemente magari già pensavi che fossero più disponibili. Questo sistema comunque verrà accoppiato sul nuovo satellite, si è fatto Oscar 7, quindi il prossimo sarà Oscar 8, insieme al modo B, per fare il doppio del satellite. Come vedete la complessità è analogica, qui siamo ancora in un mondo in cui esistono bobine, esistono fili, esistono saldature normali, cioè l'uomo riesce ancora a starci, ci sono addirittura delle linee con il trimmer in vetro per fare la compensazione. Ok. Quando si tratta, come ho detto prima, di collaudare questo nuovo satellite, c'è di nuovo questa faccia che è Perry Klein, W3PK. Ho messo quella, non perché mi piacesse lui, ma era l'unico vicino alla foto, il satellite che sarà il prossimo Oscar, dico sarà già Oscar 8, è messo all'interno di una camera termica, di una specie di grande cilindro che viene chiuso completamente, nero, viene chiuso completamente, a parte i cavi che fuoriescono, e il satellite verrà sottoposto a cicli di temperatura bassa e alta per un certo numero di ore, per vedere che cosa si spacca. Comincio anche a farvi vedere un po' di tecnologia. Il progetto meccanico di un altro personaggio che si legge abbastanza in giro, che è Dick Johnson, WD4FRB. Tutte le meccaniche dei satelliti, tutti i disegni, Corrado, i disegni meccanici, ti ricorda niente, no? Ecco. Persona che poi... vi farò notare un piccolo particolare dopo. Viene realizzato per la prima volta un nuovo sistema di apertura del dipolo. Siccome c'era il dipolo in modo A e in modo B, cioè nel satellite che verrà, cioè questo che poi si chiamerà Oscar 8, ed era coperto di pannelli solari, c'era una struttura che aveva un significato perché serviva anche dopo, si sono inventati un sistema per sganciarlo. Hanno messo due motorini con due guide di Teflon. E in pratica stavano nella camera, in quella che vedete qua, la camera bianca, ricordo di dietro, Corrado, quella di Milano. Però in compenso, se notate, i camici sono con la targhetta della NASA, no? Stavano provando a simulare l'apertura, cioè il comando del motorino per far uscire il nastro, perché era lo stesso nastro di prima, solo che invece di essere attaccato là, per evitare di dare colpi durante lo sgancio, cioè più che colpi, imprimere un movimento, cioè un'accelerazione in un verso non voluto, i motorini venivano comandati a farli uscire pian pianino, cioè giravano su se stessi e il nastro usciva come dal metro che usiamo noi da falegname. Come le antenne stepping, vai. Ecco, più o meno. Bello che qui vedete tutta l'AMSAT americana, tutta la crema dell'AMSAT americana che prova questo sistema di sgancio. Viene sistemato su un vettore Delta 134,
come vedete non si quasi riconosce, perché? Perché i giapponesi hanno voluto a tutti i costi che, siccome avevano messo il loro transponder modo J, ci fosse il pannello quel il sollevante. No, sono piccole cose, perché adesso non usano più, adesso tutti i betti di Move, di Fortnite, tutta roba rossa che si deve vedere. Quindi a volte c'era bianco quel tondo rosso. Di roba enorme. Sì, secondo me no, no, le norme sono, stavano crescendo le norme, pian piano, perché prima te va col satellite sotto braccio, tutti quanti che sanno con la giacca e la cravatta si fa fare la foto vicino al vettore, pian pianino queste cose qua cominciano a allontanarsi. Viene lanciato il 5 marzo del 78 e chiaramente, l'avevo già detto, prende il nome di Oscarotto. Altro famoso satellite perché è stato sfruttato moltissimo dagli amatori, questo non è più, non si può più sentire. Si completa con questo satellite però la seconda fase dello sviluppo dei satelliti ATA, cioè quelli che prima si cercava di fare funzionare, sentire, quelli che hanno cominciato a metterci dentro un po' di ingegneria per preparare il futuro, e adesso bisogna fare qualcosa di più corposo. Lo stesso tempo però che noi lanciamo Oscarotto, cronologicamente, come vi ho detto prima, in Russia nasce un gruppo di radioamatori interessati ai satelliti. Il gruppo noi lo abbiamo sempre identificato come Radio Sport, da cui la sigla RS. Non so se sia un vero club, non ho idea di come. Comunque, loro continuano a chiamarsi Radio Sport. Il 26 ottobre del 78, i russi, come al solito, facendo delle cose nuove rispetto a noi, lo ammetto, fanno un lancio doppio, cioè un colpo solo, riescono a mandare in orbita RS-1 e RS-2. Perché? Hanno usato un sistema, un missile ICBM a testata multipla, su cui invece di mettere delle bombe atomiche hanno messo due leggerissimi oggetti. Molto bello il fatto che hanno aperto la strada del lancio multiplo, cioè io se devo spendere 100 milioni per mandare un satellite, perché il vettore costa 100 milioni, se ne mando due, prendo 50 a testa. Quindi per la prima volta, anche se non per modo commerciale, e riutilizzando un sistema militare, hanno dimostrato la possibilità di fare un lancio multiplo, quindi spendendo meno. In un certo senso, involontariamente, hanno aperto la strada a un utilizzo dello spazio diverso. Chiaramente, questi satelliti qua erano dotati di trasponder in modo A, e una telemetria CW, esattamente come dicevo prima, trasmettevano HE multiple oppure trasmettevano gruppi di numeri, o lettere o numeri. A seconda del numero poi, per fortuna, si è riusciti a capire che cosa significassero, erano tensioni di batteria e temperatura. Guardate comunque la struttura che è proprio russa. La particolarità fra russi, cioè fra Occidente e Oriente, chiamando Occidente noi e Oriente loro, noi facciamo le cose, facciamo la punta alla matita, proprio la matita, quella sottilissima. Loro vanno col carioca, 12 colori in grosso, cioè non hanno problemi di peso. Posso citarvi un aneddoto: io ho conosciuto, ho parlato con Sergei Samburo, RV3DR, che è l'istruttore degli astronauti russi, e mi ha detto: se voi a un meeting AMSA, se voi italiani volete lanciare un satellite, ci mettiamo d'accordo, noi non abbiamo problemi di peso. Il problema è quando c'era la guerra fredda, no? I russi erano indietro da un certo punto di vista nella tecnologia delle bombe atomiche, che erano molto pesanti, e questo gli ha dato il vantaggio che invece erano molto avanti nei vettori, perché dovendo mandare degli oggetti molto più pesanti americani, erano molto più efficienti. Ma tuttora la Russia, cioè la tecnologia spaziale russa, ha questa capacità di carico superiore a quella dell'Occidente. E ormai Occidente non vuol dire solo Stati Uniti, Occidente vuol dire anche Europa. Guardate Ariane, cioè noi siamo più deboli, cioè noi siamo più delicati, più fini, facciamo le cose con i fiorellini, però i nostri carichi sono tutti carichi teoricamente più piccoli di quelli che possono fare i russi. Comunque loro nel 78 hanno lanciato il doppio satellite, però in realtà c'è una specie di corsa, no? Nello stesso momento in AMSAT, cioè in quella che era la cooperazione internazionale, era stato già realizzato un primo satellite della fase 3, cioè un satellite di una nuova generazione. Io ripeto, la fase 1 per prendere un po' le misure dei primi due, Oscar 2 e Oscar 3.
poi le comunicazioni con primi circuiti di comando, controller, così, diciamo così, timidi. La fase cose serie, ovvero molto, molto più corposo. Questa è la sagoma del satellite Phase 3A, il primo satellite che AMSAT aveva un sacco di soldi. Cosa aveva di particolare, a parte questa bella forma, questa struttura? Aveva cioè era nato per essere lanciato per la prima volta con un vettore ariano, infatti fu lanciato nel maggio del 1980, però è andato perso. Bellissima la sua struttura, ma in particolare vi faccio notare una cosa. Questo satellite qua era un satellite che non solo aveva intelligenza a bordo, ma aveva nella fase 3 qualcosa di molto di più, aveva la propulsione a bordo, che significava che AMSAT mandava qualcosa nello spazio, ma poi faceva sì di poterlo portare dove voleva AMSAT. In tutti i lanci precedenti, in tutti i lanci dove non ci sono propulsioni, tu sei legato a dove ti porta il vettore. Quindi, sì, ma comunque se ti dicono ti lanciamo in un'orbita geosincrona, vai in un'orbita geosincrona, se ti lanciamo in un'orbita sincrona al Sole, sei là, se ti mandiamo su un'orbita molnia, sei là, perché tu sei un oggetto, sì, potrai deviare di poco, perché quando il carico principale sgancia i carichi secondari, noi siamo sempre carichi secondari, decide di inviarli in traiettorie che non diano assolutamente nessun fastidio a quello principale, cioè se io ho due oggetti da sganciare sulla stessa orbita, quello importante va fuori le scatole, come si suol dire, un po' laterale, e io vado via dritto, no? Il principale, quello che paga. Nel nostro caso il Phase 3A, chiamato anche più 3A, non ha ricevuto il nome perché non avendo mai potuto funzionare, non ha ricevuto un numero Oscar, però aveva la possibilità di poter essere comandato come propulsione. Perché? Perché era stato previsto di essere lanciato da un vettore ariano in un'orbita di parcheggio per un carico che sarebbe andato in orbita geostazionaria a 35.000 km dalla Terra. Il risultato sarebbe stato che una volta noi messi in orbita di trasferimento, cioè un'orbita molto bassa, avremmo o acceso il motore per andare in orbita geosincrona e non l'abbiamo più mantenuta perché poi bisogna, con l'effetto della gravità, comunque bisogna correggere sempre qualcosa, oppure saremmo entrati, come dire, in una spirale viziosa che ci avrebbe fatto cadere. Quindi c'era un motore di appoggio, un motore che avrebbe dovuto essere acceso per portare il satellite da un'orbita vicino all'equatore, cioè un'orbita l'orbita di trasferimento, un'orbita che ha inclinazione zero rispetto all'equatore, e dopodiché bisogna portarlo, anziché girare in tondo così, bisogna portarlo lontano affinché diventi Gesù. Il nostro motore avrebbe dovuto prendere il satellite e lanciarlo in un'orbita ellittica, che vedremo anche dopo. Quindi per questo c'era a bordo un motore. Quindi la prima volta, non solo di intelligenza, perché un computer doveva decidere quanti secondi accenderlo, comandare le valvole e tutto, ma anche il problema di caricare propellente a bordo. Infatti per questo motivo le soluzioni tecniche e la struttura stessa sono completamente nuove. Il satellite infatti sembra una stella a tre punte, sembra fatto apposta, perché in questo modo aveva la massima superficie possibile per i pannelli solari, ma il peso minore, perché fare un satellite con la stessa superficie, corpo unico, sarebbe stato molto più pesante. Poi anche per altri motivi che vedremo dopo. Chiaramente questo è andato perso perché lanciato dall'Ariane, il vettore Ariane 4 ebbe un guasto, fecero praticamente procedure di sicurezza e è finito dentro un oceano. Simultaneamente, cioè noi stavamo piangendo questo coso qua, gli inglesi dicono agli americani: venite a darci una mano che forse ce la facciamo a fare un satellite. Boh, per la prima volta un gruppo di radioamatori guidati da un certo Martin Sweeting, adesso è diventato ormai baronetto della regina, quello che ha fondato la SARE Satellite Technology, l'Università del SARE, costruiscono il primo satellite, tra virgolette, scientifico. Si apre non dico un nuovo capitolo, ma una nuova strada. Fanno gli animatori che fanno dei satelliti che non serviranno a comunicare, ma a studiare, a imparare. Il satellite si chiama Oscar 9, perché viene lanciato ed è fortunato, riesce ad andare su. Ha una particolarità, come vi ho detto, che non serve a comunicare, ma
serve fare dei test, perché si provano pannelli solari di nuovi di molti di tipi diversi. Ogni pannello, ogni gruppo di cella veniva controllato da un sensore per vedere quanto rendeva. Quindi molto accademico, no? Vengono utilizzati per la prima volta nuovi componenti per le memorie, CPU, e soprattutto vengono provati dei nuovi sistemi radio. Attenzione, non per fare il trasponde, ma trasmettere dal satellite a terra. Per la prima volta vengono montati sistemi che viaggiano dal SHF fino alla banda X. C'è un'antenna, c'è una specie di patch piatta con un illuminatore montato a rovescio. Questo qua però è un satellite proprio come, diciamo, come banco prova, un satellite banco prova, dove però tutti potevano, non solo loro dell'università, anche noi, io mi ricordo di averlo sfruttato moltissimo. La cosa particolare è che aveva dei sistemi di navigazione innovativi, nel senso, per noi che eravamo radioamatori prima, non avevamo ancora capito come ci si comporta, come si comporta la meccanica nello spazio, per cui vengono per la prima volta, accademicamente parlando, montati dei magnetometri, cioè dei sistemi che misurano il campo magnetico a quella quota, e soprattutto dei sensori che permettono, quella specie di cilindro gigantesco, di misurare le radiazioni, le particelle ad alta energia che arrivano dallo spazio. Vi direte perché? Molto importante, avendo dentro CPU e memorie particolari, io carico un software, qualcosa va in malora perché c'è stato un colpo, gli americani e gli inglesi lo chiamano single event upset, quando improvvisamente una particella carica colpisce una giunzione e la fa cambiare. Se io so l'energia della... So da che cosa è arrivato, quant'è l'energia che ha colpito il coso, cerco di fare una correlazione chiaramente, però studio tutto quello che è la parte principale pericolosa, cioè la mia intelligenza a bordo dei satelliti, se non è protetta in qualche modo, se non sa che ho a che fare con dei misteri o delle cose, domani rischio il crash. Per questo i satelliti di oggi viaggiano con memoria, correzione di errore, con chip che sono provati contro radiazioni elevate. Perché? Perché con l'inizio, non c'era solo noi, ma con Oscar 9, anche noi abbiamo cominciato a dire prendiamo le misure per fare le cose serie. E non è stata una cosa banale. Tutto questo comunque è stato realizzato, ripeto, all'Università del Sardegna. Simultaneamente, i russi ci fanno di nuovo, ci meravigliano di nuovo. Questo non so, probabilmente alcuni di voi, forse qualcuno l'ha fatto. Il 6 ottobre dell'81 i russi fanno un lancio multiplo. Allora, se prima era multiplo 2, secondo voi? 4? 6. Possiamo meravigliarvi. 6 satelliti. In un colpo solo, con un altro ICBM, riescono a lanciare 6 satelliti. La tecnologia era migliorata, come vedete la qualità, non dell'immagine ma del prodotto, era migliore. 6 satelliti dello stesso lancio. Anche in questo caso qua, dicono, che cacchio serve mandare 6 satelliti in un colpo solo? Lo lanciano insieme per dimostrare che possono, anche là, te faccio vedere che se voglio ti butto giù 6 città in un colpo solo, no? Chiaramente. Però, a parte questo, c'è la possibilità di far sì che, siccome l'orbita è un fattore molto importante, si possa in qualche maniera giocare sulla quantità di satelliti che sono in orbita. Se io ne lancio 6 assieme, ma imprimo a ciascuno di essi una velocità diversa, soprattutto perché gli do un angolo leggermente diverso nel momento dello sgancio dal vettore madre, cosa ottengo? Ottengo uno spostamento, questi erano tutti dotati chiaramente di trasponder modo A, telemetria in CW, e poi avevo un altro oggettino che poi vi spiegherò perché si chiamava robot CW. Cosa faccio se li sgancio in maniera separata? Lo sfasamento che ottengo fra di loro, il fatto che uno è andato qua, uno è andato un po' più in là, più su, un po' più in giù, ottengo la possibilità di avere collegamenti molto più lunghi passando da un satellite all'altro, cioè io seguo un satellite, quando quello è scomparso giro l'antenna e un po' più in là mi arriva l'altro. Posso dirvelo direttamente per la mia esperienza fatta con questi satelliti, bellissimo, perché avendo modo A, la cosa più bella era che tu sentivi il satellite prima che tu potessi accedervi, perché essendo in onda corta, noi ricevevamo il segnale da quando il satellite era prima dell'orizzonte, cosa impossibile con i satelliti, con i transponder normali del lancio. Quindi tu avevi già
dal minuto ai 30 secondi di tempo per essere sicuro che stava arrivando. Bellissimo, potevi, anche se davi a mano, anche se avevi un volante, anche se avevi una manovella, tiravi l'antenna giù e sapevi che arrivava. Bellissimo, perché quando andavi oltre sapevi già che potevi girare e a distanza di un minuto, poi dipendeva, all'inizio erano tutti molto vicini, poi si sono pian pianino allargati, avevi la possibilità di fare il resto del QSO, il collegamento che non è riuscito a fare con il radioamatore prima, perché era con quello dopo. E proprio mi ricordo che si diceva, ok, cambia sul 6, cambia sul 7, cioè ci dicevamo su quale ci saremmo risentiti dopo. Dopo vuol dire 3-5 minuti dopo, non di più, bellissimo. Quindi questa era una delle attività. Nel contesto di tutto questo fecero la prima cartolina, cioè i russi finalmente cominciarono a confermare gli avvenuti collegamenti, non solo fra stazioni diverse, ma se tu avevi la fortuna di essere come noi in Europa, nel range della stazione comando RS3A, che era Mosca, tu facevi QSO con l'operatore che era la stazione comando, ma là in cosa ti arrivava la QSL, che ovviamente aveva ancora la versione degli RS1 e 2, perché era ancora quello scatolone. Però una delle prime cose è con l'occidentalizzazione dei russi a quell'epoca. Ok, però questo è stato bellissimo perché è durato parecchi anni. Quando è stato perso il famoso P3A, quella bella stella a tre punte, l'AMSAT aveva preso una botta, ma si era, come dire, bisogna reagire. Avevano realizzato un gemello, utilizzando le parti di ricambio, gli spare parts, oppure le parti usate per la qualifica della meccanica o della parte elettronica, mettendo insieme le cose, sono riusciti a fare un secondo. Hanno preparato il P3B. Come vedete, qualche miglioria c'era ancora, perché nella struttura precedente, se vi ricordate, il P3A non si vedeva l'ugello del motore, perché era dentro, questa struttura qua, l'ugello del motore esterno. Questa è una bellissima struttura a stella a tre punte, come vedete tutte le parti elettroniche sono montate sui lati della stella, la parte centrale sono i serbatoi del propellente, batterie eccetera, sono montate vicine al cuore e poi sotto c'è la parte del motore. Questa struttura appunto dotata di motore, il motore è particolare perché non è che uno dice ok dammi un motore e vado, no, è un motore della Messerschmitt, donato dalla Messerschmitt MBB al AMSA DL, ad un altro personaggio che è diventato poi famoso, che adesso si è ritirato, un certo Karl Mainzer, DJ4ZC, quello che sarà il padre di tutti i grossi sistemi dell'AMSA. La particolarità di tutto questo è che quel motore là, appunto, era un motore che bisognava trattare, fra virgolette, con i guanti, poi vi racconterò degli aneddoti. Questo nuovo modello, che però è una copia leggermente migliorata del precedente, viene lanciato il 16 giugno dell'83 da un vettore Ariane 4. Stavolta, per fortuna, ce la fa e prende il nome Oscar 10. Probabilmente alcuni di voi l'avranno utilizzato, un satellite molto bello come resa. Le sue caratteristiche salienti, basta ricordarle, ripeto, l'orbita ellittica, il motore di appoggio che vi avevo accennato prima, era stato acceso per poter portare dall'orbita di trasferimento, cioè da un'orbita più o meno di un migliaio di chilometri intorno alla Terra, a un punto molto più lontano, accendendolo con una certa sequenza. Il risultato qual era? E cambiandogli l'angolo. Passando da un'orbita di trasferimento orizzontale, cioè equatoriale, a un'orbita ellittica inclinata, si ottengono dei risultati interessanti dal punto di vista comunicativo. Con un'orbita ellittica si hanno tempi molto lunghi di comunicazione. Perché? Perché siccome il satellite deve allontanarsi dalla Terra, allontanandosi dalla Terra non va fuori dal nostro punto di equilibrio, ma rimane dentro, anzi si allontana, solo sale, ma si vede ancora. Il risultato è che per riuscire a fare un giro completo, invece di passare pochi minuti o mezz'ora o un'ora, dipende dall'altezza, questo qua riusciva ad avere passaggi di 5 ore. Particolare che si poteva capire attraverso una vista, io ho preso questa qua, penso che Corrado prega un po' di più sull'ottica. Sì, no, ma da dire due cose. Uno è il
tempo di acquisizione era molto tanto più lungo rispetto ai satelliti ad esempio all'orbita polare che ha pochi minuti di acquisizione. E poi il puntamento stesso è molto più lento. Chiaro, se rispetto all'osservatore invece di spostarsi il satellite solo si allontana, io l'antenna ferma e lui va lontano, lui caro, ma mi scende un po' il segnale, ma giustamente stava là. Altra particolarità, avevo un trasponder modo B, quindi efficacissimo, l'entrata in 430, l'uscita in 145. Personalmente io ho collegato attraverso Oscar 10, no? Qualcuno di voi ha fatto collegamenti di Oscar 10? Sono venuto dopo. No, con Oscar 10 io posso dire di essermi divertito un sacco, nel senso che ho fatto collegamenti un po' con tutto il mondo, ma non ho fatto caccia di DX. Le cose più belle sono quelle che non ti aspetti, non quelle a cui dai a caccia. Il bello era appunto di avere questo lungo tempo di acquisizione, di avere la possibilità di poter fare le tue cose e di andare alla radio quando avevi tempo. Con i satelliti invece, fino a prima vista, cioè satelliti come dicevo, raro, che hanno un'orbita più bassa, il problema è che tu devi essere là fin tanto che il satellite c'è, perché altrimenti tu vieni là dopo o prima, non c'è comunque il satellite. Invece in questo caso qua, sapendo che il tempo di acquisizione era lungo, tu andavi quando avevi tempo e andavi via quando avevi smesso. Mi ricordo una sera che ho detto, boh, accendiamo, ci dovrebbe essere Oscar 10 acquisibile, giro appunto l'antenna verso ovest, era sopra l'oceano Atlantico, verso sulla costa est degli Stati Uniti. In 15 minuti non c'è nessuno, in 15 minuti fanno una chiamata, era l'unico europeo e ho collegato una quarantina di radioamatori della California. Capito? Perché il satellite stava qua, ma era talmente alto sulle, che sia io come lo vedevo, sia quelli californiani. I californiani, per me era sera, i californiani prima dell'alba, erano tutti là, ero sentito la stazione europea, no, così. Un'altra volta, per esempio, sono riuscito a collegare una stazione, che io sono un microondista, quindi non è che faccio come in HF. Quando mi sento via satellite, io faccio una chiamata, così. Più che altro, questa è un'osservazione personale, fare un collegamento via satellite è molto bello perché parli con un altro, però parlare attraverso un trasponder lineare non serve fare collegamento, vi spiego perché. Il satellite si allontana dalla Terra 30.000 km, cioè arriva quasi, come dipende dal tipo di orbita, ma arriva molto vicino all'orbita geostazionaria. Rispetto all'azione di Terra, quando è a 30.000 km, non è a 30.000 km di altezza, ma a 30.000 km di distanza, quindi è molto più frequentemente che sia a 30.000 km di distanza. Se voi con un trasponder lineare fate una chiamata, l'effetto che avrete a 30.000 km è un effetto di eco, cioè sentirete il problema di parlare e sentire la vostra voce sopra di voi. Non è come parlare sul ponte dove tu non senti quello che... Quando tu parli attraverso un trasponder lineare, tutto quello che dici lo senti, ma non perché lo senti perché lo stai dicendo tu, perché torna. Più lontano il satellite, più c'è questo effetto di eco. Addirittura quando arriva a 35.000 km, quasi all'orizzonte dell'orbita ellittica per un'acquisizione, l'effetto è notevole. Tu fai hola e senti hola. La stessa cosa che si prova la prima volta che uno sente il proprio eco dalla Luna. Per la Luna ancora peggio, perché la Luna per andare a tornare ci piglia un secondo. Il bello di questa roba qua è quindi non è fare il QSO, cioè fare il collegamento, io collego te, collego lui, eccetera. E semplicemente tu hai il satellite a 35.000 km di distanza, non c'è nessuno, fai una chiamata, dici sono io e senti, tu hai già fatto QSO, ti sei autoascoltato, vuol dire che tu hai fatto 70.000 km. Per dirvi la cosa più assurda, abbiamo fatto dei collegamenti, non c'erano altre cose, con stazioni di Trieste. All'epoca Pino, oggi di 3G FM, che abita a Monfalcone, stava a San Giacomo, io abito un po' più su, saremmo in linea d'aria a 2 km. Abbiamo fatto collegamento attraverso Oscar 10 a 35.000 km di distanza. Trieste, satellite Trieste, fortissimo, c'è una cosa da... Quant'è il tempo? Dipende, a 35.000 km sarai sui
100 millisecondi, ma 100 millisecondi li senti, cioè non so spiegarvelo adesso, ma cioè ti accorgi, è bello, è proprio questo qua, cioè non hai bisogno di avere uno che ti corrisponda, dica 5-9 più, no, perché tu dici allo allo e senti il tuo allo allo. Aneddoto fondamentale, una volta faccio una chiamata, non c'è nessuno, poi siccome non sono uno che dopo due volte non chiamo più perché non mi interessa, un giro sto per mettere via il microfono e sento ZS21. Alla fine ho dovuto chiedergli, ho detto ma sì, mi arrivi bene, tu qua. Era il Lesotho, un piccolissimo stato all'interno del Sudafrica. No, io non sapevo neanche che esistesse, per dire. Ma questo è un altro aneddoto interessante, invece siccome lavorando io con questo tipo di trasponder e con questi satelliti quindi molto più diciamo così sciolti per il problema di non hai problemi di tempo, non devi far veloce, puoi fare quello che vuoi, il tempo c'è, no? Di solito si usano due apparecchiature radio diverse, una per l'uplink, la salita, e una per il downlink. Allora, normalmente attacchi la cuffia sul downlink e il microfono sull'uplink. Una volta io appunto stavo facendo così ascolto sul satellite, ogni tanto se l'ho chiamato non c'era nessuno, ho la cuffia in testa, mollo il microfono, mi giro, a un certo punto sento papà mi senti? Arrivava da 70.000 km perché mio figlio con il microfono in mano ha fatto la chiamata, è andato 35.000 ed è tornato 35.000. Quindi, boh, comunque l'importante è che vediamo le parti tecniche. Il satellite aveva un computer di bordo, chiaramente, a parte il motore, le sessioni eccetera, il controllo dell'assetto, ovvero la forma particolare della stella a tre punte, aveva tutta una serie di scopi ed era fatta apposta affinché il satellite potesse per esempio sapere qual era il suo angolo rispetto alla luce del sole, quindi sapere come gestire l'energia per i pannelli. Forniva informazioni in telemetria in un modo molto più sviluppato, il BPSK in bifase shift keying, cioè utilizzando la velocità di 400 bit al secondo. Perché velocità così strane? Perché modi di questo tipo qua? Perché si era fatto strada fra i radioamatori anche la necessità di migliorare quella che era tutta la comunicazione. Non potevamo trasmettere ancora informazioni in base alla velocità in cui ripetevamo l'HI per sapere quanto era la batteria, ma soprattutto perché informazioni molto più ricche potevano darci per esempio la resa di trasponder durante l'orbita, cioè quanto consumava un trasponder rispetto a quanta energia accumulavamo, sapere quanta energia arrivava sul pannello durante l'allontanamento della Terra, o scegliere le zone in cui il sole era meno, cioè più radiale, meno verticale sul pannello. Per cui la telemetria doveva essere più ricca. Siccome il satellite andava a, come ho detto prima, 35.000 km di distanza da una stazione terrestre, non in orbita, ma da una stazione di terra, usare telemetrie lente non avrebbe potuto consentire l'invio di informazioni valide. Poi, ci sarebbe stato il problema di decodificarle. Allora, la scelta è caduta sulla teoria dell'informazione. Miglioriamo il modo di trasmettere e scegliamo la forma di trasmissione più adatta per compensare queste distanze. Si è utilizzata quindi la modulazione di fase bipolare perché non c'era il problema di decodificare male anche a distanza elevata. Guarda caso le sonde spaziali, le cose, utilizzano tutti telemetrie codificate con forme di modulazione di fase più o meno complessa. I 400 bit al secondo sono semplicemente una scelta derivata dal sistema del computer di bordo, dai clock di bordo e da quella che era il limite sicuro in cui si poteva andare di velocità per non perdere niente. Infatti tutta la forma della telemetria, se voi non avete visto, era scomposta a blocchi, molto, molto complicata, cioè era un satellite che ormai aveva poche cose dei suoi predecessori ed eravamo veramente entrati in un mondo completamente nuovo, un mondo che oggi tutti però utilizzano. Nello stesso tempo la NASA utilizzava gli shuttle, questi lo conoscono tutti, eccetera, roba ormai storia. La mia curiosità, agli tempi di Oscar 10, in inseguimento, lo facevi manualmente? C'era qualche programma? No, c'era già, il sottoscritto aveva seguito
lì sono con Giorgio, l'ex QGA, seguivamo i volantini, allora, giusto, il tracking era un problema. Come si fa a sapere a che ora arriva il satellite? Adesso sì, è tutto facile, ti colleghi in internet, ma quella volta in internet non c'era. Mi sono dimenticato di dirlo, ma era ovvio. Allora, vi ricordate che vi ho parlato del satellite scientifico Oscar 9, dell'USA? Oscar 9 aveva una cosa fondamentale, non comunicavi, ma lui comunicava. Cioè lui mandava giù informazioni, tutti i bollettini dell'AMSA, tutte le robe nuove, tu stavi là e decodificavi. Cioè te li tiravi giù col modem e lo mettevi, lui arrivava proprio quale come una telescrivente. Metteva lì e poi ti si stampava. In più esisteva la possibilità. Avevano informato che la NASA aveva un codice particolare per cui tu potevi chiedere l'invio dei dati effemeridali dei satelliti che volevi, specie quelli amatoriali. Posso garantirvi che mi sono iscritto alla mailing list 512 della NASA e io ricevevo settimanalmente una busta grigia della NASA in cui dentro c'erano i dati di tracking dei satelliti che avevo chiesto, gli RS, Oscar 13. Il problema è loro che davano i famosi due linee kepleriani, che quelli bisognava batterseli a mano. Quello che tu adesso fai tutto in automatico, quella volta arrivava per posta, con una precisione, impiegava un 3 giorni per arrivare, ma comunque si faceva con un piccolo programmino in BASIC che aveva distribuito AMSA, proprio Bob McGuire, N4HY, quello che poi aveva fatto il software di bordo di Microsoft, aveva scritto un programmino spiegando come si fa a ricalcolare tutta sta roba, soprattutto con elementi che non erano semplici, perché i primi satelliti, quelli non in orbita ellittica, si seguono facilmente, vedremo anche dopo, discuteremo dopo, cioè si fa un plot cosiddetto, perché la loro orbita è sempre costante, quindi il passaggio che loro fanno dal momento che superano l'equatore e vanno verso nord, noi siamo nell'emisfero nord, è sempre lo stesso, l'unica roba che cambia è il momento in cui passano l'equatore. Per cui i primi radioamatori che facevano un collegamento via satellite, via RS, prendevano una carta con questo l'emisfero nord mappato, poi un trasparente sopra, si chiama Oscar Locator, io ce l'ho ancora a casa. Su questo trasparente mettevi la traccia che ricavavi da questi dati NASA che ti davano minuto posizione, quindi tu facevi i punti dopo tirare la riga. Lo mettevi in centro e facevi, allora la nuova acquisizione è a tot gradi, tu sapevi dove arrivava. Con l'orbita ellittica, purtroppo, questo non è più possibile, perché l'orbita ellittica ha una forma completamente diversa della traccia sulla Terra. Non ripete la traccia così, ma la fa un po' più complessa. Allora introdussero appunto questo programmino BASIC per poter ricalcolare la roba. Vi ricordo di aver scritto il programmino BASIC, QGA, Giorgio l'aveva fatto sul Spectrum, poi l'aveva portato sul VIC-20 e io l'avevo portato sul primo P6040 dell'Olivetti, che aveva tipo quello che viene fuori quella carta del registratore, quella piccola bianca, e faceva scrivevo e vedava a quest'ora posizione azimut elevazione, e ogni tanto dovevi andare a mano a correggere. Con Oscar 10 si faceva ancora così, poi sono state introdotte altre cose, compreso il tracking automatico. Però ancora a quell'epoca tutte le informazioni arrivavano o via bollettino AMSAT, via Oscar 9, oppure arrivavano via Telex, oppure via bollettini AMSAT in HF. 14.280, ogni sabato alle 11 mi pare, c'era il net dell'AMSAT in cui davano questi dati e tutto il mondo li ascoltava in onda corta. La mia era una provocazione appunto per far capire la complessità del lavoro. Giusto, hai fatto bene. Quindi, oltre a tutto il sistema, anche uno doveva farsi un mazzo così per riuscire a capire. Però ecco, devo dire che quelle avventure, quella roba là, mi hanno fatto capire la meccanica celeste, tutte quelle robe là che magari qua a scuola non studi, non ti interessa, perché te le propugnano come una cosa, devi saperla. No, c'è un utilizzo. Ma era molto bello il fatto che ci fosse la possibilità di avere dei dati validi. Un periodo del tempo dovevo anche conservare busta perché faceva effetto. Quando arrivava la gente in condominio, che era mia, questo è l'unica roba della NASA. Era la busta dentro due fogli di carta con appunto quei numeri kepleriani, diciamo di due linee keplerian elements e forte. Contando però che busta Greenbelt, codice 512 NASA, fortissimo. Probabilmente mi avranno anche schedato, che ne so.
e quindi si faceva comunque cosa. Poi è tutto, poi è tutto diventato più, più una portata di così. Comunque, torniamo alla, alla storia. Nello stesso momento il, la NASA faceva anche le sue, quando noi giocavamo con Oscar 10, no? Faceva le sue missioni con lo shuttle. Una cosa fondamentale è che alla NASA, al, quindi sia al centro spaziale di Greenbelt, sia al, al Johnson Space Flight Center di Houston, c'era in Florida, c'erano un sacco di appassionati, cioè di professionisti che però erano anche animatori. Fra i tanti ci fu tutta una specie, si creò un club proprio in ambito NASA per sopportare quello che si chiamava, secondo loro, perché loro sempre con il discorso dell'acronimo, SAREX. Che cavolo è questo SAREX? Shuttle Amateur Radio Experiment. I radioamatori americani della NASA spinsero la NASA a dire facciamo, usiamo la radio anche a bordo del shuttle, visto che mandiamo satellite, roba e l'altra, a quell'epoca si poteva fare molto facilmente, adesso molto meno. Risultato è stato che nella missione shuttle SDS-9, il 28 novembre dell'83, viene attivata per la prima volta una stazione radio. Guarda caso, il dottor Owen Garriott, un W5LFL, effettuò diversi collegamenti. Io non ho parlato con lui, ma ho avuto la QSL della NASA per aver ascoltato il passaggio. Vi raccontavo prima, ero con la macchina perché già piazzale Gerrizzole, arrivava il coso, devo andare in ufficio, farò 5 minuti di ritardo. In quel momento, boom, comincia la radio VHF, funziona, 145-812, arrivava, perfetto, perfetto. Con l'antenna in macchina al solito quarto d'onda. Per cui, quindi subito, carta e penna, ora, perché bisognava confermare con l'orario giusto, ok. Quindi, ha reso possibile i primi collegamenti con l'arrivatore. Simultaneamente qua, nel 84, gli inglesi lanciano il loro nuovo WSAT. Dopo aver fatto Oscar 9, ne fanno un altro, perché avevano preso un gusto. In pratica Martin Sweeting aveva cominciato, aveva già costituito il Dipartimento dell'Università del Surrey che costruiva satelliti. Perché poi quando sono stato su da loro nel 96 era già una ditta. Vendeva già satelliti in giro per il mondo. Si chiamava Oscar 11. Praticamente era uguale al suo predecessore, qui ho riportato un disegno, sempre per esperimenti, non per comunicazione. Però era anche quindi il primo esemplare. Quello che appunto invece molto forte, trasmetteva i bollettini informativi al radiomatore del mondo. Io che sono cattivo, dopo un po' di tempo ho detto bravo il signor Università del Surrey, il signor Sweeting, qui per lui. Fa le cose per poterle vendere agli altri, ma siccome devi far vedere che è roba radioamatoriale, ci trasmetti i bollettini. E allora tutto ok. Poi dicono che gli italiani si inventano, sono creativi. Ok? In più, c'è da dire una cosa, vi ricordate il SAREX di prima? Gli americani ci prendono gusto e sviluppano ancora il progetto SAREX. Nella missione STS-51, agosto dell'85, per la prima volta utilizzano la prima trasmissione slow scan TV nell'85, quindi tutto quello che fanno adesso dalla ISS, delle cose là, eccetera, questa è storia, cioè no, roba vecchia, è un proseguio di cose, ma è nata molto molto tempo fa. E questa è proprio l'immagine presa da una piattaforma che è stata sganciata, era la prima delle piattaforme che avevano fatto dal 51 per il collaudo dei GPS, e aveva fatto delle foto che poi sono state da Tony England, l'astronauta, lui aveva rinviato a terra. Questa è bellissima perché è stata usata in molti poster, roba come foto. Slow Scan TV, per chi non lo sa, c'è qualcuno che lo sa? Cos'è? Slow Scan TV, televisione a scansione lenta, utilizza la banda audio per trasmettere, quindi non c'è da modificare niente. Il segnale FM del microfono viene staccato, al posto del microfono viene inserita una... Beh, è un po' come le immagini trasmesse dai satelliti, praticamente. Sì, sì, sì. Vabbè, viene messo lo stesso ingresso audio, un segnale codificato. A velocità bassa la televisione può essere trasmessa, ci posso trasmettere dei pixel, per esempio facendo un quadro ogni 8 secondi e mandare sulla riga un equivalente di 100 punti,
usando un tono che va dai 1000 ai 2000 Hz, che sicuramente va bene. Quindi faccio il nero, lo faccio al 1000 e il bianco lo faccio al 2000 Hz. Risultato, tu senti una specie di gorgoglio più lungo di quello che è il facsimile in onda corta, e trasmetti col microfono dell'FM, trasmetti invece quella immagine in TV. Chiaro che se poi quella era un'immagine a colori, trasmetti un frame bianco, un frame rosso, un frame verde, un frame blu, in un apposito decodificatore che prende i tre e poi fa la combinazione, rivedi l'immagine a colori. Poi la complicazione. Il 12 agosto 86 invece l'AMSAT lancia JAS-1. L'ho chiamato JAS-1 Japan Amateur Satellite 1A, perché aveva due pronti. Anche lui era dotato di modo J. Una volta lanciato diventa Oscar 12. Una sagoma che un pallone. È incredibile perché noi queste forme non le abbiamo mai viste, mai usate. La parte superiore sono le antenne UHF, la parte inferiore è il monopolo del VHF. Tutto ricoperto di pannelli solari. E qui siamo arrivati alla parte, come vedete, siamo arrivati all'86, il Jet Propulsion Laboratory manda la prima sonda robotica verso Marte, come vedete, un oggetto abbastanza voluminoso e complesso. Quello che c'è di bello è che è un esperimento che coinvolge gli amatori di tutto il mondo. Questo era la parte lander, cioè la parte che doveva far cadere tutto e far uscire il famoso soggiorno. Che cosa aveva previsto? L'ho raccontato prima, lo ripeto, no? Era previsto di poter ascoltare il debole segnale del rover da 7 milioni di chilometri di distanza, cioè durante il cruise verso Marte la sonda era stata girata verso la Terra, la sonda intera dove c'era il roverino, per poter trasmettere il segnale in UHF del rover per verificare che funzionasse. Tutto questo a un livello meno 120 dBm. Cioè praticamente impossibile raggiungere. Questa è venuta male comunque, la foto del mio FFT, questo è il Doppler del suono della... Che potenza usciva? Un watt. Comunque bello, perché fa un'avventura. Questo programma adesso è scomparso, non c'è più, era di A4RE, un americano che aveva scritto il software, secondo me era il primo software SDR, fatto sai per cosa? Per la scheda audio del PC, cioè chiunque a quell'epoca, 86, chiunque a quell'epoca che aveva la grazia di avere un PC con una scheda audio, non dico per la bella, per fortuna lavoravano nel coso, quindi poteva ricevere, stava collegata al ricevitore, considerato che uno metteva a posto il ricevitore, metteva a posto il amplificatore, cercava le antenne. È stata una bella corsa. Io ho ancora da qualche parte una raccolta di tutto quello che a quell'epoca, non esistevano ancora i blog, però c'era una mailing list famosa in cui tutti scrivevano, non ti dico in che maniera, per arrivare attraverso internet che non esisteva, la portata di tutti, quindi a passare attraverso i BBS. BBS a filo, oppure attraverso l'università, oppure cioè così, per arrivare a partecipare. Come si fa, cosa si ascolta, cosa si deve fare, come si costruisce l'antenna, cioè tutto un bellissimo come un blog su carta. Sì, perché era tutto dedicato per quella frequenza. Sì, esatto. Quello che è stato bello è che a tutti i partecipanti di questo esperimento è stata inviata una cartolina. E questa è la mia, fotografata male, ma comunque. È stato veramente bello perché non era una cosa, tra virgolette, solita. 7 milioni di chilometri è il miglior di essi. Credo. Subito dopo l'87 viene lanciato di cui abbiamo solo questa immagine, un RS-1011. Perché 1011? Perché erano due satelliti, siccome risparmiamo un po' di su uno, non ti più lanci multipli, ma fa il contrario. Li metti tutti su uno invece che farne molti. Questo qua aveva un'altra particolarità. Io l'ho solo sentito, non l'ho utilizzato purtroppo perché è scomparso rapidamente. Era dotato di un trasponder in modo A e di uno in modo B, quindi aveva sia VHF sia l'HF e l'UHF. In più aveva una cosa, anche un trasmettitore sui 21 mega. Cosa succedeva? Che a questo punto qua avevano inventato un nuovo modo di fare trasponder, il modo KA, che non c'entra niente con la KA banda delle microonde. In pratica tu potevi entrare in UHF oppure in VHF e ascoltarti in 21,
cioè a seconda di quello che il tuo corrispondente aveva come radio, cioè tu sapevi che sul 21 ti ascoltavi, se lui entrava in via, entrava in onda, mi interessa, tutti e due arrivavano in 21. Ha avuto vita breve, ma comunque è per dire che c'è stata un'ulteriore differenza. Cosa importante invece viene nell'88, sono passati parecchi anni, e viene lanciato un nuovo satellite, questa volta si chiama P3C. Vi ricordate? P3B era Oscar 10. Oscar 10, non ve l'ho detto, era un'orbita ellittica, bel satellite tutto quanto, ci siamo divertiti, eccetera. Però aveva avuto un piccolo problema. In realtà era stato pensato per avere un'inclinazione stabilita, circa 56 gradi. Non vi spiego perché. In realtà, per un problema durante lo sgancio dal vettore Ariane, il motore si è acceso tutto, però l'inclinazione era molto più bassa. Risultato che ci fu un errore e quindi il satellite non ebbe la possibilità di arrivare all'altezza, all'orbita giusta, e quindi lui accelerava sempre più il suo passaggio attraverso le fasce di Van Allen. Fasce di Van Allen sono quelle fasce di radiazione che proteggono, prodotti dal campo magnetico terrestre, proteggono la Terra da tutto quello che arriva dal Sole. Il risultato è che quella roba là distrugge le celle, infatti, come anche poi successivamente, molti satelliti hanno avuto il problema di single event upset, cioè tu scrivi un programma per gestire la batteria e quel va in tilt perché arriva una carica elettrica molto forte e lo fa saltare. Quindi lui ci stava distruggendo. Una volta lanciato diventa Oscar 13, nuovo P3B, nuovo P3C, cioè abbiamo salvato, diciamo per dire così, la comunicazione ellittica. Perché? Perché facciamo un altro satellite, guarda caso, molto simile a quello che era prima. Oscar 10 era una stella a tre punte, Oscar 13 una stella a tre punte. Fase 3A era una stella a tre punte, ma non è mai andato in orbita. In questo modo però, cioè in questo satellite c'è un nuovo modo di trasmettere, cioè qualcosa di nuovo c'è. Modo L, risultato cos'è? Che si può salire sul satellite in 1268 MHz e quindi scendere giù in, diciamo, sulle frequenze più basse. Per la prima volta quindi si apre ai radiomatori la possibilità di un uplink a frequenze molto alte, per l'epoca era una cosa. In più, vista l'esperienza con il Oscar 10, che aveva questo problema di radiazione, vengono montate delle memorie EDAC. EDAC sta per l'acronimo di Error Detection and Correction, cioè ricevo, mi accorgo che c'è un errore e lo correggo automaticamente. C'è un circuito particolare che fa delle somme e sottrazioni, restituisce sempre il dato giusto, sempre, fino a un certo numero di bit. A seconda della tua architettura puoi correggere X bit. Le aggiorna. Sì. Ecco, anche in questo caso qua abbiamo avuto un piccolo problema. Dopo la separazione del carico, qui potete vedere cosa significa un lancio con Ariane in questo caso. Quello è il Meteosat. Il risultato è che, guardando Meteosat, non riusciamo a vedere il nostro Phase 3C. Perché? Perché è nascosto qua dentro. In pratica, la struttura del razzo Ariane è circolare. A seconda del carico che viene montato su, vengono poi montati dei raccordi, degli anelli, che portano al diametro del carico principale, quello che pare. Nel nostro caso abbiamo avuto l'ok, le dimensioni di questo grande schermo che si chiama SILDA, no? Questo gigantesco schermo, che è lo schermo aerodinamico, consentono di avere una certa cubatura all'interno del satellite. Se non ci fossimo stati noi, probabilmente questo cilindro non ci sarebbe stato e sarebbe sceso. Però, siccome eravamo dentro, siccome pagavamo comunque una certa quota, l'importante è che si riesca a stare nelle dimensioni di chiusura della silla. Quando il lancio viene effettuato, il vettore parte da terra per un primo percorso, sia nell'atmosfera terrestre, quindi c'è un problema di aerodinamica. La capsula silla, cioè quella specie di grande supposta che sta in cima, serve a proteggere aerodinamicamente il carico dal corpo. È il momento peggiore perché è durante il lancio, fin tanto che non si aprirà la silda, che c'è lo sforzo maggiore, le vibrazioni, cioè tutto lo shock principale di un satellite non è stare in orbita, è partire da terra. Sempre. Tutto questo viene sottoposto a una vibrazione incredibile, dopodiché la
spinta del vettore fa superare la parte di aria, non c'è più aria, la silda viene completamente sganciata, proprio come un gigantesco sandwich, si apre a metà, con dei bulloni esplosivi viene proprio sganciata via. Dopodiché viene sganciato la parte sotto del vettore, la parte bassa, che è pesante, che torna indietro, si distrugge l'atmosfera. Rimangono i carichi. Normalmente il carico principale è quello che detta tutto, cioè viene una volta la parte, diciamo, di avionica decide che è il momento giusto dello sgancio, mette il carico nella carica principale nella sua giusta direzione, dopodiché fa esplodere il bullone esplosivo e lo libera. Dopodiché tocca a noi, si libera il cono che è sopra di noi, si libera il cono e il cilindro attorno al nostro viene sganciato come le cose di una manetta, le manette, sganci a metà, si stacca così. Durante quella fase di sgancio sembra, dai dati di telemetria, che qualcosa urtò il nostro satellite. Nonostante tutto, invece di avere i famosi 56 gradi di inclinazione, siamo arrivati solo 26. Questo era un problema, che perché a 26 gradi succede questo? Perché a seconda del tipo di inclinazione, l'effetto che si ottiene con la quota di inclinazione stessa provoca il cambiamento di alcuni parametri. In particolare, con 26 gradi soltanto, il perigeo si abbassa, ovvero il punto più vicino alla Terra tende a riavvicinarsi sempre di più alla Terra. Questo cosa significa? Che noi si passa sempre più frequentemente e nel tempo sempre più lungo attraverso le radiazioni peggiori, che sono quelle delle fasce di Van Allen. Non sono le fasce che sono radiazioni, il problema è che le fasce trattengono le particelle cariche che arrivano dal Sole, non è che le fasce di per sé siano cattive, sono cattive perché il Sole arriva là. Per cui il satellite è rientrato nell'atmosfera il 5 dicembre del 96. Nonostante tutto abbiamo fatto molti coi SEO. Il 6 ottobre dell'88 comincia anche l'attività spaziale dei russi. Dalla stazione Mir con il modulo Vant inizia il primo radiomotore russo, comincia a fare collegamento. U1 Mir comincia una lunga serie di comunicazioni fatte da cosmonauti a bordo. Se vi ricordate, c'era anche il nostro amico Giannino che parlava con Krigadelli, che aveva subito un incendio a bordo, cioè, tipo i film di fantascienza. Dopodiché, c'è il passaggio successivo, nel gennaio del 90, l'ESA colloca la sua prima piattaforma di lancio multiplo. Vi ricordate quanti anni prima i russi avevano fatto 2 lanci e 6 lanci? L'ESA lo fa nel 1990, vedono lanciati ben 6 satelliti, di cui 4 della classe Microsoft, che poi vedrete molto più in dettaglio. In pratica ci fu un lancio di Oscar 14, Oscar 15, 16, 17, 18, 19, 6 satelliti di cui 4 erano piccoli, solo gli USAT erano quelli dove si avessare, si identificano subito perché sono quelli più grandi, e 4 piccoli satelliti che sono satelliti della classe Microsoft, di cui parleremo dopo. Quindi si apriva per la prima volta, noi radiomotori abbiamo concesso all'ente spaziale europeo di collaudare uno sgancio multiplo, tanto che se tu quanto va malora, che se ne frega, abbiamo pagato comunque. Invece gli abbiamo detto, ecco, potete lanciare i multipli, quindi cominciava a vendere il lancio multiplo. Poi non vi voglio andare tanto, perché ci sono stati altri 10 lanci da parte di diverse organizzazioni, tutte con un nome, Oscar. Di tutte queste posso giurarvi che l'unico che ha avuto qualche cosa a dire è stato Oscar 29, che è stato JAS2, cioè il fratello del JAS che avete visto prima. Tutti gli altri hanno avuto una storia breve o comunque molto, molto poco AMSAT, tecnicamente parlando. Bisogna aspettare molto di più per andare su qualcosa di serio. Il 16 novembre del 2000 bisogna aspettare. Sicuramente avrete seguito questo qua, un vettore Ariane 5. Viene lanciato il satellite più grosso e più complesso dell'ASA. Non so se questo è stato un bene o un male. Era il famoso Oscar 40, che si chiamava P3D. Era il quarto della serie 3, cioè dei satelliti complessi, dei satelliti per comunicazioni avanzate, dei satelliti che potevano avere propulsione, eccetera. Un satellite delle dimensioni enormi, per dire poco. Guardate la foto non mi ricordo chi sia là, comunque. Aveva una possibilità di comunicazione su tutte le bande, praticamente. Addirittura c'erano i trasmettitori, se non sbaglio, il più alto era 24 giga.
aveva le trombe fatte dai rematori finlandesi, che guarda caso la trova la Nokia, no? Aveva fatto la tromba e l'illuminatore per il 24 giga e il 10 giga, aveva tutte le bande praticamente, i modi erano incredibili, potevi salire in 1268 e scendere 10 giga, oppure salire in 1268 e scendere giù 3 giga e 4. Una roba, a parte tutto il modo B classico, cioè il trasponder a 300 kHz, la possibilità di avere sistemi di comunicazione digitali, eccetera. Però come tutte le robe, non sempre le ciambelle riescono col buco, no? La sua particolarità fondamentale, come ho detto, arrivava fino ai 10 giga in realtà, era 24 esatto, era un satellite, un esagono, e la sua caratteristica era tale per cui due pannelli erano fissi e gli altri lati si estendevano per poter avere il massimo dell'energia solare. Questo implicava un grosso problema di riscaldamento, di dissipazione, perché se io sto sotto il sole qui brucio. Dalle telemetrie così, un satellite esposto alla luce solare in orbita bassa raggiunge rapidamente i 120 gradi di temperatura se non viene dissipato. Il problema della dissipazione è un problema solo di conduzione di calore, perché nello spazio non c'è l'aria, quindi non posso fare col ventilatore, l'aria porta via il caldo. Per poterlo raffreddare, qui Dick Jenson si inventò un bel sistema, cioè inventò, probabilmente lo applicò la roba della NASA. Venivano montati dentro dei tubi riempiti di ammoniaca. I tubi di ammoniaca giravano tutto attorno al corpo del satellite. Quando l'ammoniaca viene riscaldata, vaporizza e quindi tende a scappare. A seconda di come erano montati i tubi, cioè tipo caduta e discesa, il campo magnetico terrestre, la posizione del satellite stesso, l'ammoniaca veniva vaporizzata, si spostava. Spostandosi si raffreddava, cioè cedeva il calore alla meccanica interna, tornando a essere fluida, quindi riprendendo il ciclo, arrivava, si riscaldava, lo rivaporizzava e andava via. Questa roba estremamente nuova per l'AMSA. Un'altra possibilità, a bordo di questo oggetto qua c'è un motore, non è un motore a propulsione, perlomeno non quello finale, non era un motore solo a propulsione pirotecnica, cioè metto propellente e ossigeno di solito. Era dotato anche di un motore ad arco elettrico per fare delle prove di trasmissione di energia, di cambio di orbita, di energia attraverso i motori ad arco elettrico. Risultato, dentro a bordo c'è un computer di bordo, una telemetria, non so di più, chi ha su Oscar 40 qualcuno un po' di tempo ci ha potuto lavorare. No? Aveva appunto, come vi ho detto prima, un sistema di controllo attitudinale termico estremamente evoluto. Attitudinale significa che aveva dei magneti, dei sistemi di giroscopio, aveva delle ruote di giroscopio, un po' come monta Hubble. Hubble, per star fermo su una stella, ha dei motori che girano dentro, sui tre assi, e cambiano la loro velocità per cercare di spostare l'inerzia della struttura in direzione della velocità. Anziché tenerlo fermo, provocano lo spostamento e poi lo tengono fermo. La stessa roba era qua, avevamo tre ruote sui tre assi del satellite, con tre motori che giravano con tre masse molto veloci. Tutto il bello del coso era che appunto la parte principale ci voleva questo collaudo cioè provare il motore ad arco elettrico. Per il primo periodo il satellite ha funzionato, come ho detto, primo periodo di commissionamento. Ahimè, per quelli che non hanno seguito la storia, no? Tutto sembrava ok, vedete un'altra foto durante l'integrazione in Guyana. È successo che hanno acceso il motore ad arco elettrico e si è spento l'interruttore, ovvero si è spento il satellite. Non si sa esattamente cosa sia successo, probabilmente se dicono che un tubo o che portava ammoniaca o portava altra roba sia esploso, sia perso e abbia per qualche motivo corroso, distrutto la parte di comunicazione principale del computer di bordo con le parti, di conseguenza tutto muto. Ecco perché dicevo che non sempre le ciambelle riescono col buco, no? Non si è mai più riusciti a prendere il controllo del satellite, quindi questo Oscar 40 è un boccettone gigante che praticamente non abbiamo usato, cioè è stato usato per la prima fase di commissionamento, quando lui era ancora nell'orbita bassa. Quando si è trattato di accendere il motore dall'altra parte, era meglio il motore pirotecnico, insomma. Però questo è stato il passo più grande dell'AMSAT, quello che io chiamo la fine di un'epoca.
perché non è neanche entrato in orbita. No, era ancora in trasferimento. Quella che si chiama trasferimento perché è un'orbita che gira attorno all'equatore, cioè sta in inclinazione zero, molto vicino allo zero. È finito l'epoca perché, lo dico subito, subito dopo così è successo un po' di tutto, ovvero la perdita di tanti milioni di dollari che costava quel satellite là, praticamente ha prosciugato le casse di Amsat e anche diciamo, ha portato il morale a zero. Non c'era nessuno che aveva più di niente, di far niente. E poi c'è stata una cosa molto grave, gli Stati Uniti hanno preso in seria considerazione il problema del terrorismo e hanno fatto un, noi lo chiamo trattato ITAR, che è un decreto legge in America che assolutamente rendeva e rende tutt'oggi difficile la cooperazione internazionale, ovvero tutte le macchine che potrebbero essere dannose per gli Stati Uniti sono considerate pericolose, quindi vanno trattate come forniture di, fra virgolette, armi. I satelliti e la collaborazione con tutto il resto del mondo sono considerate tecnologie pericolose. Quindi per poter collaborare adesso a costruire un Oscar 7, un Oscar 8, un Oscar, un Microsat, è praticamente impossibile. È impossibile perché i vincoli sono talmente grossi che non si riesce a fare. Purtroppo devi essere conosciuto, per cui non ci sono stati finora nuovi progetti, ad eccezione di quello che però conoscete tutti, no? Per fortuna, ARIS, Amateur Radio International Space Station. Quella che vedete oggi è una roba cominciata nel 1996. Il sottoscritto ha partecipato a 3 meeting di quei cosi là per poter mettere la stazione su. Vi giuro che era una roba, non una cosa brutta, ma sembrava un pellegrinaggio a Lourdes fatto camminando sulle ginocchia. Cioè, difficile, complicato, ogni cosa bisogna rimandare al corpo. Dopo un po' sono fatto con responsabili della NASA, responsabili dell'ESA, cioè no, ci siamo incontrati due volte all'ESTEC, a Novaik in Olanda, e in Inghilterra per mettere le cose all'Università del Surrey, quando conobbi Martin Sweeting, quando conobbi Sergei Samburov, eccetera. Tutto complicato. Per fortuna siamo riusciti a portare, dopo anni, dal 96 a oggi, tutto quello che vedete oggi è cominciato nel 96, a portare cosa? Astronauti di molte nazioni, per esempio quelli italiani, russi, eccetera, che parlano, che usano una stazione radio. Premesso, una stazione radio di cui voi dovreste sapere, colpa è anche nostra, mia in particolare, perché sono stato io a dire, gente che sono stupido, non deficiente di turno, all'Università del Sardegna, nel 96, facciamo la stazione radio, noi prendiamo delle apparecchiature della Ericsson, i tedeschi, mettiamo i microfoni, noi americani mettiamo le carte della NASA per poter avere l'utilizzo del tempo degli astronauti come spare time, come tempo libero, ma anche come tempo di psicologicamente fatto per il loro spirito, bello, perfetto, abbiamo l'alimentazione, tutto quanto, e io ho tirato sulle mani e ho detto, e le antenne? È bravo, da quel momento là fai le antenne. Good. Infatti fuori dalla stazione spaziale internazionale ci sono 4 antenne che sono state costruite da noi, da me anche, da noi, cioè però la colpa è mia, e ci sono 4 antenne che sono state portate esternamente fuori dalla stazione spaziale dagli astronauti americani, che le hanno messe all'esterno del modulo russo del Zvezda. Perché? Perché non c'erano altro che 4 cavi coassiali pronti all'esterno e noi potevamo utilizzare quei 4 cavi. Se non ci fosse stato quello, non ci sarebbe stata apparecchiatura radio a bordo, fin tanto che non fosse arrivato sul modulo Columbus, perché sul modulo Columbus c'è stato un altro lavoro di squadra dell'ESA, però in questo caso per fortuna non ho fatto io il danno, dove l'Università di Wroclaw, un professore, si è fatto pagare per costruire delle antenne patch che sono state montate sul modulo Columbus prima che venisse lanciato. Esatto. Antenne che sono costate una cifra, sono una cosa così, e comunque sono là. In realtà quei collegamenti che state facendo adesso, che vedete, a parte la ATV, la DTV che non vi piace, viene fatto sempre col sistema delle antenne che ha avuto sottoscritto. Il bello, mi viene bello da raccontare, è che le patch sono delle patch che sono state documentate, eccetera, solo le spese di prove sono 60.000 euro che ha pagato l'ESA.
il bello è stato che bisogna dire che la soluzione delle antenne l'ha trovata l'amico russo Sergei Samburov, persona bellissima, coccolino, simpatico, piccoletto fra l'altro, ma di un'energia incredibile. E fa gli americani, bisogna che noi mettiamo una struttura, dovremmo, sarà un casino attaccare le cose. Sergei si alza, stile europeo proprio così, si alza, fa, con la soluzione, con le mollette che si appendono i panni. Gli americani hanno guardato, lo volevano distruggere, no? Così. Fra l'altro, nota a margine, i russi sono poveri di soldi. Sergei Samburov, RB3DR, viene tutte le volte ai meeting pagato dagli americani, perché lui non ha i soldi per andare in giro a pagarsi gli aerei, cioè veramente, per dire. Però persona semplicemente ha fatto questo ragionamento pratico. Ci sono quattro cavi coassiali che escono dallo scafo del modulo Svezda, due sono montati sul nadir e sul verticale, sullo zenith, e due laterali, quindi starboard e outboard. Nello stesso tempo, vicino a questa struttura, ci sono le maniglie dell'EVA, cioè sono quelle maniglie che gli astronauti usano, dei percorsi che usano per camminare all'esterno. La cosa più semplice è quella di prendere una struttura, gli mettiamo una molla con la molletta, il ciappin, così, risultato, sono state costruite quattro piattaforme, quattro ciappini, no? Su cui è montata su ciascuno un'antenna piatta con una copertura in Dellerin tutta sagomata per evitare la rottura da parte di un astronauta un po' così non attento, della tuta, molto importante, quindi tutta rotonda, tutto arrotondato, con su tre antenne un monopolo per VHF e UHF, una bibanda. Su un'antenna, sulla più lontana, è stata montata un dipolo per le HF. Perché? Perché l'unica condizione dei russi è stata quella che dovevamo montare almeno un'antenna per l'HF, perché loro continuano a volere, a pensare in modo A. Quindi fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale, quello che fate comunicazione, cioè quando sentite gli astronauti... Adesso, praticamente. Cioè, voi state usando, o sentite i segnali che arrivano da un'antenna a nastro, lunga 50 cm, che è attaccata a una delle clip, adesso dipende da come l'hanno attaccata dentro, da una delle tre posizioni, perché l'altra è una HF. In più, quello c'è da dire, che le altre quattro antenne che sono montate nel contenitore in Dellerin e tutto quanto, sono antenne che abbiamo progettato noi qua, e che sono antenne che vanno dai 1000 ai 2500 mega, e sono antenne a spirale, piatta. I russi hanno accettato di farle, di portarle su, di portarle, perché danno la possibilità di poter ricevere in diretta i dati di telemetria e video delle tute dei cosmonauti russi. Oltre che lavorare a 1200 o 2004, per cui fantastico. Quindi abbiamo questa roba qua. Questa è stata la parte, diciamo, più interessante. Quindi ARIS, Stazione Spaziale Internazionale, grazie a questa collaborazione, appunto, dentro strutture normali, senza compassaggi, anche le antenne che abbiamo fatto noi, le abbiamo fatte, montate, collaudate, spedite a Houston, e da Houston i nostri amici hanno detto, guardate che le hanno smontate, riprovate e rimontate. Siccome c'è un tubo solo, fra l'altro, vi siete domandati come mai tutta questa possibilità di banda su tutte le antenne, tutti e quattro i ciopini, hanno sotto un filtro che in cui entra il cavo coassiale e a seconda del tipo di antenna che è montata decide se mandare tutto alla spirale piatta oppure al monopolo. C'è un filtro tipo il duplexer montato, quelli delle macchine, solo che è fatto così. Tutto sul circuito stampato, non c'è taratura, progettato da Italia 2 SG. No? Fatto e montato, funziona perfettamente. Quando lo hanno provato, il commento da Houston è stato: è come un carro armato. Hanno provato e non sono riusciti a distruggerlo. Quindi è stata una soddisfazione personale, per dire anche a chi ha partecipato a sta roba qua, abbiamo fatto le cose. Noi italiani, ma tutto questo, cioè si sa della Cristoforetti che fa il routine in volo, ma sicuramente non si sa delle cose che abbiamo fatto noi. Va bene? Oh. Comunque, l'importante è che però la Stazione Spaziale Internazionale faccia comunicazione con le scuole e gli studenti di tutto il mondo, perché fa un po' di pubblicità, in un certo senso, anche ai nuovi radioamatori. Io spero sempre che arrivi qualcuno con un pallino più grande. In più c'è stato ARIS-AT, che è stato il satellite sganciato a mano,
non ho messo dentro il Russian Sat, se voi, non so se vi ricordate, ho lanciato una tuta, qualche anno fa avevo lanciato una tuta, è un'idea di Sergei Samburov, a uno dei miti che aveva portato uno degli stivali degli astronauti russi, dove diceva, qui dentro metteremo la batteria, era fortissimo, no? Tanto era la roba da buttare, non l'ho segnata perché mi sembrava una cosa così, però ecco, i satelliti che sono stati fatti sono questi qua, che sono cose così, quindi praticamente... Oggi il numero di Oscar è arrivato a 71, forse 72, non so, dipende da cosa fanno adesso. 73, boh, io, ok. Sono rimasto a 71 per le cose. Però, e qui lo sottolineo, non c'è nessun clamore tecnologico. Cioè, quello che abbiamo fatto, ditemi quello che volete, ditemi una cosa nuova a 71, a 40 secondo me è finito la cosa, wow, quella qui. Per cui c'è qualcosa di nuovo che è diventato così. Perché? Perché è difficile... È solo costoso realizzare e lanciare satelliti. Adesso tutto costa caro. Vuoi per il problema di terrorismo, vuoi per il problema di altro, vuoi perché hanno fatto il business e quindi non ti danno più la roba gratis, ma paghi. C'è quindi una difficoltà. L'unico problema è che per risparmiare questi qua devono essere piccoli. Quindi, sulla base delle esperienze AMSAT, vedi Microsoft, di cui parlerà Corrado dopo, nasce un'architettura per piccoli satelliti, per avere un accesso facile allo spazio. Attenzione! Ricordate questa classe che si chiama Microsoft, perché? Perché nascono questi accidenti di CubeSat, che non mi piacciono. Questo è un parere, un'opinione personale, continuo. Vi spiego perché anche. Allora, derivano dal lavoro di un professore di Stanford, di cui dimenticavo il nome ieri sera, troppo tardi, e non l'ho messo per non sbagliare. Consente di raggiungere risultati che prima erano impossibili, no? Perché se uno di noi decide di fare un CubeSat, lo fa. Costa poco, perché? Come vedete il nome stesso è roba microscopica, un 10x10 cm. Chiaramente con peso ridotto, ma soprattutto perché dimensioni e peso sono ridotti, e questo qua l'abbiamo capito. La meccanica è modulare standard, quindi provate a pensare, se la meccanica è pronta, io ho il kit. Quella foto di prima era il CubeSat kit. Cioè, compri il kit già pronto, è come se io dicessi, voglio farmi l'ingranaggio, ma non vuole che vado a comprarmi la stampante 3D, vado direttamente che mi dà l'ingranaggio. Allora, questi qua hanno una meccanica modulare standard, che è composta da tre elementi, no? Che essendo talmente piccola, poi alla fine che ho dovuto crescere, no? Da un elemento, da due, da tre, cioè si può raddoppiare o triplicare la lunghezza modulare. Che significa che dal cubo da 10 si può arrivare a un parallelepipedo da 30. Caspita, ho fatto un satellite da 30x10. È chiaro che questa roba qua non ha una... cioè, tecnicamente parlando, non riesce a fare delle cose grandi. Sicuramente consentono di utilizzare dei sistemi di sgancio già pronti. Infatti la meccanica la compro, quella scatola che avete visto prima erano i contenitori delle meccaniche, che sono già oggetti certificati, per cui tutte le spese di certificazione del volo, tutte le documentazioni relative al tipo di lancio, di sgancio, eccetera, ci sono già, è tutto cosa che non serve più, quindi sono sistemi pronti che costano poco. Chiaramente le procedure di collaudo sono semplici, perché quel cubo meccanico, a parte la tua elettronica, normalmente tutti questi oggetti qua, come nella nostra esperienza, anche il Corrado lo sa, hanno tutto un ruolo fondamentale, hanno un interruttore, un interruttore, che sono nel contenitore sono spenti, per cui non è che problemi di interferenza elettromagnetica, non so, devo tenere una cosa, una batteria, cioè, no, spento, quando va fuori dalla scatola l'interruttore viene rilasciato e tacca corretta, se funziona. Chiaro. Ok, quindi procedure di collaudo semplici. Vi faccio notare questa foto di un CubeSat N, l'ho preso giù da internet velocemente, vi rende conto dell'assurdità. Si notano una presa Ethernet e una presa USB. Qua sotto. Cioè, l'ho preso apposta per significare, ok, in mezzo all'antenna, in mezzo a qua, probabilmente lì ci sarà stato un sensore, una telecamera, qualcosa del genere, probabilmente sarà una telecamera Raspberry. Perché poi è così. Però ecco, questa non mi sembra tecnologia dopo tutto quello che abbiamo visto. Ok. Quindi l'unica roba è rendere possibili piccoli esperimenti. Faccio la foto col telefonino dall'orbita. Questo è uno dei satelliti, uno dei CubeSat lanciati faceva le foto col telefonino dall'orbita. Un altro provava la posizione del GPS mandando un coso in orbita, ma
nessuno vi ha detto che i ricevitori GPS sono tutti castrati con una certa velocità e quindi in orbita in teoria il GPS non funziona. Vabbè, quindi queste sono le cose che però implica alcuni altri aspetti. Da notare la mia mal disposizione nei confronti di CubeSat. Richiesta di frequenze dedicate ad utilizzare. Fino adesso non l'avevo detto, ma tutti i satelliti Oscar sono Oscar perché sono radioamatoriali. Per poter avere la denominazione Oscar, per poter essere radioamatoriale, tu devi avere una frequenza radioamatoria. Se costruiamo 500 satelliti CubeSat, avranno bisogno di 500 frequenze. Perché? Perché ognuno deve avere la sua frequenza, se no si manica in casa, dove troviamo una cosa di frequenza di genere? Problema. Per esempio. Ma il problema è tempi di accesso, utilizzo questi qua, sono CubeSat, quindi saranno sicuramente orbite basse. Faccio l'esempio, quelli che sono stati sganciati a mano, così, dall'ISS. Siamo a una quota massima di 350 km. Quindi 350 km vuol dire che più di 10-15 minuti... No, beh, anche con grandi... vabbè, non te li becchi. Di conseguenza, che razza di esperimento ti fai in quel coso là con quelle dimensioni e quelle robe? Cioè, dal mio punto di vista, da vecchio radiomotore, e soprattutto quello che mi preoccupa molto di più, l'aumento della spazzatura orbitale. Questi satelliti che funzionano o non funzionano, hanno comunque una vita molto corta. Se non funziona subito, io sono rifiuto immediatamente. Ma quando si spengono, sono rifiuto. Quindi, sono maggiori rischi per i voli umani. Considerate l'orbita come una specie di una sorta di fascia di Van Allen. Adesso le orbite basse stanno riempiendosi come le fasce di Van Allen. Tutti questi oggetti che manderemo, resta là. Certo, decaderanno. Il problema è che un cubetto da 10x10 impiega una vita a cadere, perché ha un drag molto piccolo, cioè una piccola vela. Se vi metto un oggetto grande così è molto più veloce, perché molte più particelle atomiche dell'aria, anche lassù in alto, o vento sull'aria, lo spingono, perché la superficie è maggiore. Ma se conosci il 10x10, ci vuole più tempo. Mi sembra che c'era una legge che doveva rientrare entro tanti anni. C'era stato... Sì, ma in questo compenso, questi tanti anni, significa che noi abbiamo come una specie di... Kessler. Sì, sulla nostra testa comincia a essere sempre più oggetti. Prova a pensare al momento di faccio un tuffo in mezzo a quegli oggetti per poter passare dall'altra parte. Cioè, secondo me, i viaggi umani verso la ISS o verso altre cose sono a rischio sempre di più. E non è una cosa da poco. La sindrome di Kessler. Quindi, secondo me, in generale questi qua sono dei sistemi accademici piuttosto che veri e propri sistemi. Questa è la mia considerazione finale. Accademici intendo non in senso spregiativo, nel senso che non vanno considerati per del toccasana della vita. Sono delle cose che bisogna fare per imparare i nuovi ingegneri aerospaziali, magari, ma sono accademici. Dovremmo considerare il pro e il contro, no? Per cui, così. Quindi, finalmente finito. Questa è la storia fino ad oggi, anche chiaramente quella del domani la faranno le nuove generazioni, non so, comunque. No? Sicuramente una cosa che sta andando meglio, di nuove idee, forse maggiore collaborazione. Sembra che l'AMSA sia riuscita a fare, AMSA Nord America, un'azione legale nei confronti del governo degli Stati Uniti, ma molto lenta, per la modifica della norma ITAR. Noi come radioamatori e attività spaziali siamo un'arma. Quindi fin tanto che questa clausola non viene tolta, noi non costruiremo satelliti. Purtroppo è triste perché l'AMSA DL, cioè l'AMSA tedesca, non esiste più. L'AMSA DL robusta, l'AMSA DL con il laboratorio a Marburg. Perché? Perché il dottor Karl Mainzer è in pensione. L'università di Marburg ha chiuso il laboratorio. Noi invece abbiamo l'università carica dei soldi che fa i loro satelliti e non decide niente a noi. Legge l'Università di Roma La Sapienza con gli Unisat. E io le nostre frequenze. Per forza, perché hanno scoperto il trucco di chiedere. Comunque, beh, ci sono molti background, compreso il fatto che... Boh. Però se vai a chiedere qualcosa loro non ti rispondono nemmeno. Ma loro compensano anche tante cose noi, a me in particolare. Con la differenza che sono tutti loro segreti. Vuoi sapere che il primo Unisat aveva dentro un TNC della Cantronics, che è una radio della Radio Shack americana, prese, aperte e richiuse. Cioè, questa è l'università, questo fa le cose. Io gli ho mandato un'email per sapere la frequenza, o non mi ricordo, l'Unisat o due o tre, non mi hanno neanche risposto. Non considerato.
boh, io ho annoiato per tempo. L'unica piccola cosa, questo è il mio vecchio impianto di antenna per le comunicazioni via satellite, orizzontale e verticale. Considerate che qua a Trieste lavora a 1200 all'ora, per cui questa è una sfida, finché non le ho tirate giù, mi si era rotta una delle zampe del traliccio, stava scantinando via tutto. Per fortuna non c'è nessun satellite perché non le ho più rimesse su, ho tutto ma non le ho rimesse su. Sono 2x9 elementi per i 144, per l'IDHF, sono 4x19 per i 70 cm. Tutto tommano? Sì, per via della leggerezza. Sono state tutte rinforzate con dei buoni di alluminio pieno. A tommano. Il tubo è in ferro, per cui non farò mai modo J. Sono già con questo. Questo qua a campanelli, sì. Campanelli. Beh, ma se le vedeva, adesso no, se vedi solo il... arrivo fin qua, adesso, perché il traliccio è sotto a casa. E sono 2x23 elementi per il 1200, 68 per il modo L. Non si vede sotto, ma sotto c'è l'antenna del dipolo dell'HF con cui ascoltavo e facevo gli RS russi. E ancora due sistemi, uno per digitali, per le vie, le U. Rotore dell'elezione. KR 500. KR 500, KR 600, con un cuscinetto registinta qua e uno qua sotto. E qua su che ha fatto... Il 500 tiene su? Ha tenuto per 86, 20 anni. Ce l'ho qua, giù in cantina, ho ripulito tutto quanto. La cosa bella è che l'idea era quella di montare qua su, sul traliccio, accelerometri e tutto, perché adesso per poter avere un'idea anche del vento, quelle robe là. Ma questo qua, questo sistema qua, ha retto le raffiche a 157 orari del terzo grafico. Devo dire che la prima esperienza riguardo alle antenne, se vi interessa l'argomento, sono tutte antenne lineari, quindi sembra una bestemmia per uno che fa satelliti. Non è vero. Tutte lineari perché tanto qua comunque il satellite va in polarizzazioni di tutti i colori. Quando avevo un'antenna incrociata per una 9x9 incrociata per i 2 metri e una 19x19 per i 70 cm, le avevo montate anche per bilanciare il peso, una delle due me la sono trovata agganciata al cavo, quella buona. Via. Uno. E secondo, tutto il traliccio suonava. Soprattutto quello che aveva la camera da letto sotto, purtroppo. Premetto, 8 metri di traliccio, di cui 4 passano attaccati a un muro, quindi sono ancora. E sotto c'è un plinto di cemento, non è che il traliccio poggiava e vibrava. Le antenne verticali da noi suonano come le canne d'organo, non c'è niente da fare. Avevo messo addirittura uno strato di gomma per togliere le vibrazioni, niente da fare. Ho messo le orizzontali, tutto sto stuffer di roba, contro due antenne sole, ne ho messe 8, dormivano soli tranquilli. Quindi sono consigli, ecco, sì, polarizzazione orizzontale, però è facile, è probabile avere dei buchi di segnale nelle onde. Cioè, sì, ammetto, però... Sì. Però la... Anche la cosa è polarizzata. Probabile. Sì. L'unica roba importante... I giunti non sono giunti, ma sono giunti saldati perché li avevo e ogni tanto devo andare a ricorrere, si muovono. Poi comunque con tutti i supporti delle tonnà sono tutti quanti rifatti in alluminio pieno. Le tonnà sono troppo leggere. Sì, a metà le altre diventava troppo pesante tutto, comunque. Poi qua non si vede perché questa foto è stata fatta nell'86, molto vecchia. E, fatto il tramonto prima della prova d'ascolto dell'MGS, perché poi qua sotto ho inserito i preamplificatori. Le 4, sì, durante l'ascolto del Mars Global Surveyor ho usato le 4x19 con un Drexler e avevo fatto il test prima ascoltando il moon bounce della Luna, c'era un contest della Luna, allora voglio dire che funziona, sì, ho sentito come olandesi, inglesi che parlava via Luna. La prima e l'ultima volta, perché dopo ho staccato il preamplificatore, avevo pure di farlo. Ok. Basta, finito. Vediamo una pausa al caffè, perché... Colpa mia. No, ma non per quello. Anche per quello. Caricare un attimino.
sopra c'è una macchina che ci vuole tanto sgranchire, quasi mezzogiorno, quindi non so se come vorremmo organizzarsi. Sgranchissimo, sono più chiacchierone. Comunque se vede qualcosa più sintetico. No, il problema è che tutta sta roba qua dall'RS1-2 l'ho vissuta, tutto, prima ve l'hanno raccontato, tutto il resto l'ho vissuto, quindi è difficile non dire tante quante cose. Il problema del, parlavo prima dell'USA, purtroppo anche quella è la mia, non registrare, chiudo adesso, in questo caso.